Buon pomeriggio, ben trovati a tutti i nostri telespettatori. Sicuramente molti saranno ancora arrabbiati per quanto visto al Castellani nel pomeriggio di domenica. Ieri non siamo andati in onda, era la giornata insomma, della liberazione, 25 aprile, quindi ulteriore posticipo per noi chiaramente della puntata. Oggi di fatto è un po' spartita, anche se ampiamente dilatato nel tempo, quindi daremo ampio spazio alle vostre telefonate, all'interazione con voi. Ovviamente avremo, come di consueto, degli ospiti, ma partiamo insomma con la puntata. Presento il mio compagno di viaggio di oggi, Raffaele D'Antonio. Buongiorno Raffaele, buon pomeriggio. Ciao Gennaro, buonasera a tutti. Bene, il titolo di oggi, insomma, un po' in linea, un po' come fossimo nel post partita, abbiamo detto, anche se a distanza di due giorni, di 48 ore praticamente, sì, sono poco dopo le 15, o meglio, 48 ore dal calcio d'inizio, in realtà la partita finì intorno alle 17. Comunque, il titolo della puntata di oggi è: di chi sono le responsabilità maggiori del crollo? Ovviamente con crollo ci riferiamo sì alla partita del Castellani, inopinatamente gettata alle ortiche dal Napoli dopo essere andato avanti di due gol in maniera neanche propriamente meritata, visto che l'Empoli fino allo 0-1 insomma giocò meglio degli azzurri, ma comunque il Napoli in qualche modo con i colpi dei suoi campioni Mertens, Insigne si era portato avanti di due reti. Crollo del Castellani, diciamo, ma crollo complessivo. Il Napoli nelle ultime tre, quando sembrava impredicato di potersi giocare il titolo fino al rush finale con le milanesi, d'improvviso è crollato. Un punto in tre gare, due casalinghe, punto con la Roma, preceduto dalla sconfitta contro la Fiorentina, anche in quel caso tre reti subite, altre tre reti poi al Castellani, quando si pensava che Napoli potesse quantomeno risollevarsi da un punto di vista del morale, se non proprio delle chance scudetto. Invece un crollo inspiegabile, una gara che sembrava in totale controllo sullo 0-2, invece un po' i cambi di Spalletti, un po' i cali di concentrazione, un po' l'Empoli che non smise mai di crederci, e il Napoli insomma si è reso protagonista, un po' gli errori ovviamente anche insomma, dei singoli, certo, dei singoli, un po' insomma, paradossali alcuni purtroppo. E niente, quindi il Napoli gettato via quella occasione di rimettersi in carreggiata. Adesso arriverà da qualche giorno, arriverà a Napoli il Sassuolo, un altro cliente scomodo, soprattutto arriverà in un Maradona che sicuramente alle prime incertezze si lascerà andare a qualche mugugno. Non sarà la condizione migliore per gli azzurri per potersi giocare le chance, insomma, di giocarsi questa parte finale di campionato per salvaguardare, per blindare la partecipazione alla prossima Champions League, che fortunatamente insomma le contemporanee sconfitte delle romane proprio contro le ex pretendenti al titolo, quelle che erano le ex pretendenti al titolo con il Napoli, loro lo sono ancora, il Napoli è ex, loro chiaramente sono ancora in quella condizione, hanno battuto rispettivamente Roma e Lazio, per cui il distacco tra il Napoli che è terzo e la quinta in classifica che è la Roma è rimasto invariato con una giornata in meno. Soltanto la Juventus si è avvicinata ieri con il successo proprio ai danni del Sassuolo al Mapei Stadium, 1-2, vittoria dei bianconeri. Insomma, adesso Juventus a meno 1, quindi anche quel terzo posto che sembrava stare stretto a Napoli e invece è stato rimesso in discussione. Ti passo la palla, Raffaele, magari chiedo a te di chi sono secondo te le maggiori responsabilità. Chiaro, gioco forza, sono da redistribuire un po' sui vari aspetti, sulle varie componenti del club Napoli, però insomma qual è la tua idea, cosa è successo ad Empoli e se c'è qualche novità poi in rete la vediamo. Allora sì, una domanda che è piuttosto complicata, perché per me non ha una risposta nel crollo di Empoli. Cioè il crollo di Empoli è un 33% la squadra, un 33% la società e un 33% l'allenatore, perché quella partita nei 90 minuti si può spiegare per me solo così. Il problema è che questo Napoli non è che all'improvviso è crollato per un motivo, per un calo di concentrazione improvviso. Sono due mesi abbondanti che il Napoli va verso il basso a livello tecnico, a livello tattico, a livello di prestazione. Non vediamo non solo più brillantezze, ci poteva stare un momento della stagione un po' più particolare, veniamo da tante partite, venivamo da tante cose che ci siamo giocati tutte quante assieme. Abbiamo parlato di settimana tipo, se ricordi, un paio di mesi fa. Eppure io non ho mai visto il Napoli fisicamente alla pari di una delle sue avversarie da due mesi a questa parte. Quasi tutte a livello fisico sono andate molto sopra al Napoli come prestazione. Cioè, poi ci sono stati errori tecnici, a volte errori tattici, altre volte errori dei singoli in altri casi. E questi sono i due mesi che
abbiamo visto il Napoli, gli ultimi 2 mesi del Napoli. Siamo passati da giocarci lo scudetto a una tranquilla, credo io, Champions League, anche perché non vedo come la Roma possa recuperare tutti certo. questi punti. Fatto sta che se ti devo dare una risposta per i 90 minuti è un ex aequo, se ti devo dare una risposta per tutti i 2 mesi e quindi per chiudere un poco questa annata, almeno fino adesso, del Napoli, la risposta che non può che essere la società. È la società stessa a darmi a alzare la manina e dire guardate, è colpa mia, perché nell'arco di 12 ore dalla fine della partita dell'Empoli il Napoli è passato dal ritiro alle cene di gala con il presidente che notizia di stamattina è a Castelvolturno e ci sarà per tutta la settimana, si sarà agli allenamenti almeno fino a sabato, riportano i nostri colleghi dei maggiori quotidiani, che è una situazione che da un lato è ridicola, perché non credo ci sia una parola... Procediamo per gradi, andiamo procediamo a leggere per quanti, sì. magari ieri è una giornata festiva, magari molti tifosi saranno stati, non so, a cena fuori, insomma, saranno stati in giro e non avranno seguito, anche perché vistosamente avvelenati dalla gara del Castellano, avranno sì. voluto. Io leggiamo il Napoli ieri... Ho tutta sì. la cronologia, perché 24 aprile, domenica post partita, il tweet del Napoli, che noi sappiamo che il Napoli comunica solo per tweet. Nonostante la delicatezza del momento, insomma. Vabbè, ma non hanno un canale ufficiale di comunicazione, non credo. No, i microfoni di una TV, magari. che cosa desueta il microfono di una TV? Va bene. La società ha deciso che da martedì, alla ripresa degli allenamenti, la squadra andrà in ritiro permanente. Era la prima comunicazione. Domenica, subito dopo la gara. Passano poche ore. E la Napoli fa una precisazione a questo post. Che non è un ritiro. Che la società precisa che la decisione del ritiro, attenzione, è stata presa dall'allenatore Spalletti e condivisa dalla società. E già qui, perché fare una precisazione del genere? Certo. Qualcuno diceva, già nelle prime ore, che era una punizione anche per Spalletti. Ma permettimi di dire, e allora? Cioè, c'era bisogno di precisare? È finita qui. Della Rendis può un po' dire io voglio punire tutti perché avete fatto una brutta figura? Certo, no. Certo. Non finisce qui, perché il giorno dopo, il 25 aprile, ieri, mattinata, arriva c'è la liberazione. Liberazione per loro e liberazione da anche ritiro. Per la squadra. Con questo comunicato, la società, la direzione sportiva, l'allenatore e lo staff hanno deciso che la cosa più importante da fare in questo momento sia quella di integrare l'abituale scheda quotidiana allenamento. I turni di lavoro resteranno gli stessi con una grande attenzione per le singole componenti individuali e per il gruppo. Riunione di teoria e valutazione delle prossime partite, come sempre fatto. Il tutto integrato, e questa è la novità, eccola qua, arriva. Sottolineatura, attenzione, da incontri salari a cena per aprirsi maggiormente se eventuali criticità, problematiche, incomprensioni, qualità di gioco, tutto per massimizzare l'eccellente qualità dei nostri calciatori dimostrata nella prima parte di stagione. E qui, come dicevo io... Secondo te come sono andati i fatti? Come sono andati i fatti? Qualcuno si sarà opposto al ritiro, allora, avrà manifestato... Io parto da questo supposto, e chiedo la colpa alla società, perché in qualunque sia il caso, qualunque cosa sia successa, andava mantenuta la nel 2022 una società di Serie A non riesce a organizzare un ritiro, punto. Il resto non conta, perché poi nell'arco delle ultime 24 ore io personalmente ne ho lette e ne ho sentite tante. Certo. Da De Laurentiis, come dice il Corriere oggi, aveva paura di un nuovo ammutinamento. De Laurentiis, che è uno che ha mandato le lettere di diffida ai giocatori certo. che sono andati via, per la vecchia ammutinamento avrebbe paura di un nuovo ammutinamento. Ho sentito che non c'erano posti negli hotel per ospitare la squadra. Sì. Che è una cosa che è assurda, ma fattibile in realtà. Non sarebbe così assurdo, perché il Napoli non ha strutture. Ricordiamo sempre che il Napoli certo. non ha una struttura sua dove poter ospitare tanti giocatori, staff certo, e quant'altro. Certo. Quindi sarebbe anche una visione realistica, benché assolutamente sì. completamente assurda. Perché è grottesca, ma credibilissima. E qualunque altra opzione sia poi rimbalzata tra social, quotidiani, con i nostri colleghi, eccetera, resta il fatto che il Napoli, da domenica post partita a lunedì ora di pranzo, annulla un ritiro che aveva deciso lei. Ma ti ripeto, io non voglio sindacare chi l'abbia deciso, come l'abbia deciso. Una società di vertice di un campionato europeo che ha lottato per lo scudetto fino a 2 giornate fa, perché fino a certo. 2 giornate fa... Anche, forse anche la scorsa qualcuno coraggioso, temerario parlava ancora di lotta a scudetto. Certo. Non riesce a fare un ritiro.
Io non capisco cosa stia succedendo, non capisco come sia possibile. Però mi viene ovvio da dire, se queste sono le questi sono i presupposti, se questo è la società, di che abbiamo parlato noi negli ultimi sei mesi? Mi rileggi quella parte in cui dice cena per... il tutto è integrato, e questa è la novità, ecco. Attenzione, cioè, non ve la perdite, da incontri serali a cena per aprirsi maggiormente su eventuali criticità. Ok, fermati qui. Vado. Quindi incontri serali a cena per aprirsi ad eventuali criticità. Quindi una sorta di, come dire, di sedute psicanalitiche collettive. Di gruppo. Qualcuno che sia a questo punto della stagione, dopo aver gettato alle ortiche la possibilità di lottare per il titolo, ci si apre a delle scene di confronto per aprire eventuali divergenze. Ma la cosa grave che... cioè, un'altra cosa grave, perché non possiamo dire che non ce ne siano in questo caso di cose gravi, è la tempistica con cui tutto questo avviene. Quando stai rischiando, forse, perché è un forse il nostro, di non andare in Champions. Due giornate fa hai preso tre paccheri dalla Fiorentina in casa per l'ennesima sconfitta casalinga, zitti e muti tutti quanti. Certo. Tu non sbaglio a dire così, no? Certo, certo. Ora che invece non è più il titolo in palio, ma è forse la Champions nel caso in cui dovesse continuare su questo trend, perché è chiaro, le perdi tutte, la Roma le vince tutte, sei fuori, che la società interviene. Certo. È l'ennesimo segnale, ritardo. È l'ennesimo segnale che i tifosi hanno ragione a dire: noi vogliamo di più, la società non punta a quello, noi meritiamo di più, ma meritiamo di più per forza, perché in tutto questo non abbiamo ancora detto, ed è una cosa che secondo me va sottolineata 10 volte, che tre, erano forse quattro i giocatori che a fine partita, nonostante tutto, sono andati sotto la curva a ringraziare e salutare i tifosi. Certo. Nei momenti di maggiore difficoltà ci dovrebbe essere coesione e ci dovrebbe essere qualcuno che li gestisce, ed è qui che vengono meno tutti, vengono tutti nudi al pettine, perché il capitano c'era a salutare la curva, da quello che ho sentito. Non è stato in grado di portarsi nessuno appresso. Certo. Anzi, poi c'è stata anche quella notizia che Juan Jesus avrebbe frenato Osimhen, che si sarebbe stato indispettito da alcuni cori di scherno, non nei suoi confronti, ma nei confronti del Napoli, cori di protesta più che di scherno, rispetto a quanto visto in campo da parte dei tifosi del Napoli. Certo. A meno così è parso, insomma, Juan Jesus abbia trattenuto Osimhen da creare qualche incidente, insomma. Benissimo, rimarco l'assenza di... del capitano, che non è riuscito nella sua funzione di capitano a coinvolgere tutta la squadra, l'assenza della presenza, perché noi non abbiamo, come abbiamo sempre detto, certo, e noi lo rimarchiamo tutti gli anni, figure intermedie tra l'allenatore Giuntoli e il presidente. Non ci sono figure intermedie. C'è Edo, che pare abbia fatto il pazzo negli spogliatoi, anche lui, certo. Calci, pugni, urla, che non servono a niente, perché, caro Edo, l'hai fatto lì, esci, prendili per le orecchie, portali dai tifosi. Poi lo rifai tale e quale, perché nessuno te lo vieta, però, capito? Cioè... Prima di andare in pubblicità, Raffaele, scusa se ti interrompo, andare in pubblicità, completiamo la cronistoria dei fatti, insomma, sulla notizia di De Laurentiis, che lì stavi dicendo all'inizio è ripartito proprio con questo, insomma, che De Laurentiis è lì a Castelvetrano, ci resterà stasera. Sì, sarà presente alla prima di queste cene, che penso saranno giornaliere a questo punto, certo, non te sono specificato, ma penso sarà così. Sarà a Castelvolturno per tutto il resto della settimana, si ipotizza fino a sabato, non abbiamo chiaramente certezze, però dovrebbe rimanere fino a sabato, poi il giorno mi sembra della partita, giocherà il Napoli alle 6. Sì, partita. Quindi sabato, dovrebbe sì. stare insieme alla squadra tutta la settimana, penso a questo punto lo vedremo anche allo stadio. Certo. In questo momento di vicinanza che ricorderà il nostro direttore Francesco Molaro, aveva chiesto già parecchio tempo fa. Al presidente di fare un gesto del genere, e io sottolineo ancora come tutto questo avvenga quando è la Champions, deve essere leggermente in dubbio, perché ci sarà un brindisi, giusto, stasera? Ci sarà un brindisi per la Champions, okay. Diciamo. Anche questo grottesco, insomma, un po', no? Per brindisi solito uno lo associa a un festeggiamento. Ci sarà un incontro propiziatorio affinché la Champions... È il teatro dell'assurdo, dicevo prima a telecamere spinte, è il teatro dell'assurdo che va in scena e... Noi non sappiamo come prenderla e mi aspetto invece di sentire i tifosi molto più che arrabbiati a breve quando apriremo le linee, perché fondamentalmente quello che andrà in scena domenica è ai limiti dello psicodramma e anche un po' oltre. Anche se, considerando la doppia sconfitta delle romane, è probabile che, da una chiave di lettura, il
traguardo Champions in linea di massima è quasi blindato, per cui si blinda a questo. Ma... che ovviamente no, è una tu provocazione. Cioè, la tua è una provocazione perfetta e funzionale a quello che noi stiamo raccontando, ma è sintomo di qualcosa che non funziona. Certo, ti ripeto, De Laurentiis è il padrone della sua società. Certo. Che ne dica io, che ne dica tu, che ne dicono tutti i nostri telespettatori, che hanno ragione a dire io da tifoso pretendo di più. Come ha ragione Laurentiis a dire non mi interessa niente di quello che pensi tu, io faccio quello che dico io. Assolutamente sì. C'è modo e modo di farlo. Assolutamente. Intanto, bisognerebbe fare quei piccoli passi che noi parliamo sempre, sì, di comunicazione, oramai, di trovare una figura che possa essere da tramite per la squadra, per evitare probabile che, la domenica facciamo una figura del genere, il martedì parliamo di Brindisi Champions. Brindisi Champions. Probabile che non ci sia la volontà di farlo. Comunque noi ce ne andiamo in pubblicità, tra qualche istante ritorneremo. Magari apriamo già le linee, così dopo potrete interagire con noi. Pubblicità. Nati, siamo tornati in studio. Insomma, vi avevo detto che oggi avremmo dedicato un po' più tempo alle telefonate. Detto fatto, abbiamo già il primo tifoso in linea. Pronto, chi sei? Pronto? Non ce l'abbiamo ancora. Ecco, adesso sento qualcosa. Pronto? Jenny, ciao Manuel. Ciao Manuel, buon pomeriggio. Ciao Raffaele, continua a sentirvi un po' bassi come l'altra volta, come mai? C'è il mio telefono. Vai, mi senti adesso? Ora mi sento, benissimo. Perfetto. Allora buongiorno. Manuel, di chi sono le responsabilità di quanto sta accadendo? Allora, innanzitutto faccio una premessa, perché farò un attacco. Non è rivolto né nei tuoi confronti che mi hai cresciuto, e né nei confronti di Raffaele, che conosco e stimo. Però, tutto quello che è successo da domenica a oggi, siete contenti voi giornalisti che avete molto da parlare, da discutere, da fare, da dire, trasmissioni e quant'altro? Dal punto di vista lavorativo vi è piaciuto? Cioè, è caduta proprio una manna dal cielo con quello che è successo del Napoli, no? A me personalmente, oggi guarda, quando sono arrivato in trasmissione ho detto facciamo parlare i tifosi, visto che avranno tante cose da dire, quindi... Ti dico la verità, ma chi azzuppa in questa situazione lo azzuppa lo stesso, cioè non aveva bisogno di avere altra carne al fuoco, poi ben venga in quel caso, ma per chi fa questo mestiere in maniera invece seria e ordinata non cambiava niente rispetto al risultato e alla situazione che ci siamo trovati al di là delle reazioni dei colleghi, della stampa in generale, insomma, sono successe delle cose, no? Un punto in tre partite, addio sogni scudetti. Secondo te, parliamo di calcio, non parlo poi delle situazioni. Sì, no, ma io ho fatto una premessa, però figurati, perché per me, anche se non si parlava di ritiro, non si parlava di nulla, lo stesso c'era da discutere. Allora, ora parlo da tifoso. Allora, le responsabilità per me... Allora, io da tifoso non sono arrabbiato. Mm-hmm. Ti dico perché. Perché noi dobbiamo sempre partire da un presupposto, Jenny. Sì. Almeno non è che voglio fare il carino e il bellino della situazione, figurati. Dobbiamo sempre partire dal presupposto, dalle aspettative e dalla consapevolezza dei nostri mezzi. Mm-hmm. L'obiettivo principale era tornare in Champions. Allora Manuel, e penso anche voi, domenica prossima festeggerà il ritorno in Champions. Okay? Perché è vero che ci mancano 4-5 punti, però so che perché c'è il recupero della Fiorentina. Poi se la Fiorentina domenica non dovesse vincere e il Napoli vince, penso che siamo in Champions. Sicuramente tu è un po' una forzatura il tuo ragionamento, nel senso che nelle ultime tre partite... Da dove siamo partiti, però poi... Verona di l'anno scorso ti aspettavi che il Napoli dovesse giocarsi lo scudetto quest'anno, o la priorità era andare in Champions, visto che quello che abbiamo subito e che ci è capitato negli ultimi due anni, il non andare in Champions. Allora, andare in Champions League ovviamente è sempre un obiettivo prevalentemente societario, nel senso che è soprattutto di natura economica, perché poi Napoli uscirà al girone al massimo, proverà a passare perché il turno. Perché dietro non abbiamo nulla. Però... E quando i tifosi, Raffaele dice, i tifosi pretendono, io pure voglio vincere tutti i sei trofei che metti in balia. Però sono tre partite, no? Allora, l'Empoli non vinceva da Napoli, credo. Sì, L'Empoli non vinceva da Napoli. La Roma... Sì. Ora vengo alla domanda che avete fatto. Allora, vai. Per me, dal punto di vista di quello che ne capisco poco di calcio,
Allora, c'è stato un calo fisico perché secondo me Spalletti, toscano com'è, figli candere come si dice a Napoli per non usare sì. altri termini, ha voluto subito cancellare il Napoli-Verona e quindi ha fatto sì che il Napoli facesse una partenza a sprint per far dimenticare, perché poi noi tifosi del Napoli siamo belli, ma come prima 3-4 vittorie già subito, capì? Ci dimentichiamo, ci saltiamo. Ha fatto una partenza a sprint per far dimenticare subito Napoli-Verona. Dopodiché, dopo un mese e mezzo eravamo tutti quanti qua, ti ricordi Raffaele con le trasmissioni con Francesco? Dopo un mese e mezzo qua, diretto quanti? Oh, il Napoli è primo, oh, il Napoli è primo quest'anno. E nessuno ci scusa, si ricorda Napoli-Verona. Quindi ha fatto, diciamo, una mandragata su quel punto di vista. Ah, quindi ora sta venendo meno un po', secondo me, il punto fisico. Di vista di tenuta di campo, non dico tanto atletico, perché comunque è anche un po' complice di infortuni e quant'altro. La responsabilità per me della società è in parte come presenza, e sono d'accordo con Raffaele che manca sempre quel Pierpaolo Marino di turno che mette in collegamento gruppo sport che va in campo con la società. Però purtroppo questo, per sempre per quello che ho letto in passato e che si è detto in passato, su questo io a De Laurentiis non posso, tra virgolette, dirgli nulla, perché anche se non condivido questa sua scelta, in passato c'è qualcuno che ha fatto il furbo, che ha messo le mani nella tasca del presidente e lui ora ha paura. Sì, però capitemi, aspetta, cosa voglio dire, non voglio la fare figura di collegamento non deve essere per forza un Marino o un Giuntoli, ma può essere semplicemente, come tutte le altre grandi squadre italiane, un ex calciatore che ha una funzione dirigenziale, che non mette mano ai soldi della società e che non può, come dici tu, andare a mettere mani nelle tasche. Nedved nella Juve, Zanetti all'Inter e Maldini al Milan. Sono figure che stanno a fare questo. E sbaglia nella sua paura. Sicuramente. E poi sul... Per quanto riguarda poi, diciamo, questi risultati, allora io dal punto di vista, ora parliamo di calcio giocato. Dal punto di vista di calcio giocato, però Manuel ti dico questa cosa e poi continui con questa. Sulla questione obiettivi stagionali, ad un certo punto mi pare di ricordare, ma potremmo anche andare a cercare le dichiarazioni dei calciatori e di Spalletti stessa, ad un certo punto non i tifosi ma la squadra, i calciatori hanno parlato di possibilità di vincere il titolo, insomma hanno caricato tantissimo l'ambiente in questa direzione, tanto che alcuni calciatori, diversi calciatori di Napoli, hanno detto noi da inizio stagione che crediamo di poter fare un grande campionato. Sì, ma tu Jenny come Etti, noi ci facciamo una maratona e abbiamo la pancia, però a un certo punto prima che secondo o terzo tu te la vai a giocare. Ma io la pancia non ce l'ho però tu te la vai a giocare, capi che voglio dire? Certo, come noi, tu ti ricordi, no Jenny, tu ti ricordi, no? La delusione, no, dicevo, come nasce la delusione dei tifosi, ovviamente, rispetto per l'aspettativa, no. È quella, perché noi, capi, stavamo lì, però dobbiamo sempre, allora, io poi ci arrivo dopo, cioè, perché volevo chiudere il discorso. Ma un paio di minuti, poi lasciamo spazio a qualcun altro. Sì. Allora, per quanto riguarda le responsabilità di quello che è successo, non voglio parlare nemmeno con la Fiorentina, perché io sono consapevole e ho rispetto delle altre squadre. La Fiorentina è venuta a Napoli, ci ha sciattato a capo, c'è cioè, punto, basta, è una roba più forte di noi. Come quando noi andiamo fuori casa e battiamo Milan, Atalanta, andavamo a Torino a vincere. Dobbiamo venire qua, basta, alziamo le mani, applaudiamo la Fiorentina. Poi dopo ne parliamo. La responsabilità nelle ultime due partite, per me, è di Spalletti. E mi spiego, quando tu giochi contro una Roma che non stai giocando contro un Cagliari, uno Spezia, una Sanitana che viene a San Paolo, questo più punticina, e si vuole tutta chiudere dietro, hai una squadra che si sta proponendo in avanti, quindi si espone al contropiede, ti mette quattro attaccanti come ha fatto Mourinho, tu non devi togliere Osimhen, tu non solo non devi togliere Osimhen, devi mettere Petagna, perché fa palla avanti per Petagna, sportellato, spunt, contropiede. Juve Fiorentina di Coppa Italia, 1-0, 1-0, 1-0, la Fiorentina attacca proprio per recuperare, ti ricordi? L'hai visto? No, penso partita, un contropiede, la Juventus su diretta partita, e questo è Napoli-Roma. Napoli-Empoli, peggio ancora, si è andato su 2-0, ok? Tu che hai detto a inizio anno Petagna deve restare, ho fatto io il veto, non deve partire, vi ricordate all'inizio quando andavamo bene che Petagna ci fece vincere? Ma non sia disponibile Petagna. Petagna è infortunato da un mesetto, se non sbaglio. No, ma ci sta però convocato, scusami ragazzi, domenica ci stava Petagna.
Domenica era andiamo a vedere, ok. Comunque è chiaro il tuo ragionamento, insomma. Okay. No, sul 2-0, sul 2-0, ok? Siamo all'ottantesimo, campo difficile, piove, pesante, hai fatto uscire Mertens, mi sta bene. Deve entrare Petagna, per due motivi. Palla che non si ricomincia più, tu dicevi col senno di poi è bello parlare mo, il Napoli lo fa sempre che parte dal basso. Quindi dai una direttiva che non si parte più dal basso. Sì, era okay? Sì, era quindi fai rimessa dal fondo, tu palla su Petagna e chiamiamoci il mazzo da centrocampo. Non l'hai fatto sul 2-0, fai sul 2-1, certo. Fallo sul 2-1. Certo, e poi certo. È normale che lì ti casca l'asino. Voglio concludere sì. Dicendo su Nattano una domanda a Raffaele. Quando sì. Dice che ovviamente il presidente mo si è fatto sentire per quanto riguarda la società, si è fatto sentire perché stiamo perdendo la Champions, perché è quello che gli brucia, diciamo, al Napoli. Come sì. Se volessi dire, sottinteso che al Napoli quindi non gli interessava tanto vincere lo scudetto. Io vi chiedo e poi ascolto la risposta per televisione. Sì. Perché l'ho sentito da tutte le parti, su tutti i social. Io vorrei capire per quale motivo, secondo tutti quanti voi, perché io la penso diversamente, il Napoli non vorrebbe vincere lo scudetto. Questa cosa te non dava, non riesco a capirla. Se vi parlate di costi poi alti da gestire, è una nemerita baccianata, perché ci saranno comunque altrettanti introiti. Perché quando uno sponsor l'anno prossimo vuole stare sulla tua maglia, Kimbo, o che ne so, lo invece di Napoli di chiedere 3 milioni, gliele deve chiedere 6, perché starà sulla maglia dei campioni d'Italia. Certo, quindi voglio certo. Trovare una motivazione valida per la quale tutti quanti, voi giornalisti, tifosi, opinionisti e tutti, dite che al Napoli non importa proprio Buffone come De Laurentiis, che farebbe un carro per tutta la regione Campania a dire sono io che vi ho riportato lo scudetto a Napoli. Ci sarà, no? Lo farà sicuramente. Va bene, ti rispondiamo, ma adesso devo salutare. Ciao, Manuel. Grazie Jenny, ciao Raffaele, grazie. Allora io rispondo velocissimamente, questa cosa di voi tifosi, voi giornalisti, insomma ognuno ha una sua soggettività. Io ho sempre parlato di un Meret che secondo me non era un portiere. Non è un portiere valido, non per il Napoli, non è un portiere forte, molti altri dicevano il contrario. Io volte... personalmente l'ho detto più volte, invece sì. Che gli darei più fiducia gli e proverei. Più fiducia. Io mi auguro... E siamo a distanza certo, di un, certo, un tavolo e abbiamo due opinioni completamente differenti. Questo per dire, insomma, io invece mi auguro che Napoli lo ceda al più presto e non per Empoli, sai quando no, certo, penso certo, di, abbiamo già parlato prima, esatto, assolutamente. Esatto. Questo per dire di quanta differenza ci sia sulla questione Napoli che non voglia, io non credo che non voglia vincere lo scudetto. Però non voglia, è sempre la questione della comunicazione. No, dai, aspetta, il messaggio sbagliato. Fammi vai. In realtà non è mai parso, insomma, un dramma il fatto che Napoli a un certo punto della stagione, lì quando si è trovato a giocarsi il titolo, l'abbia poi perso. Questo può anche essere, tra virgolette, un punto a favore della società, che non fa drammi rispetto a certe situazioni. Ci siamo trovati nelle condizioni di poterlo vincere e la società ha fatto di tutto per poterlo vincere, quando nel Sarri 3, insomma, quello del dei famosi 91 punti, eccetera, eccetera. Diciamo che il Napoli, ecco, tiene particolarmente, legittimamente, secondo me, da un punto di vista economico, al risultato qualificazione Champions, centrato quello. Diciamo che non è una priorità assoluta, è dove... Non tanto e non soltanto nel fatto che Napoli non si dispera più di tanto quando esce poi dalla lotta per la vittoria del titolo, ma anche per quanto riguarda, insomma, il tipo di campagna acquisti, di investimenti. Insomma, il Napoli ha sempre un approccio morigerato, un approccio lungimirante, fa acquisti, insomma, di prospettiva, e questo dà chiaramente l'idea. Ecco, non ti va a piazzare Lukaku o qualche altro con un super ingaggio per provare a vincere il titolo in quella stagione e poi se ne parla, ma tende sempre a costruire dei progetti a medio e lunga scadenza con calciatori giovani e poi paghi spesso rispetto sì, a questo paghi io rispetto so a questa tua considerazione ho detto più di una volta che storto morto, d'accordo o in disaccordo, e la società ha avuto questo tipo di mentalità, di linea di conduzione del Calcio Napoli dal primo all'ultimo giorno, che possa piacere o non piacere, è questo quello che succede. Io vado a contestare in primis il modo in cui tu lo fai, e con la comunicazione, quello che tu rimandi ai tifosi. Noi parliamo di piazza che non prova più lo stesso sentimento d'amore, di Samorata del Napoli. Perché? Per questo. Perché nell'anno in cui lotti per il titolo, dopo due anni di problemi con Ancelotti, Gattuso, certo, eccetera, eccetera, a metà stagione, in piena lotta, parli che dell'anno prossimo del fatto che dovrai fare un ridimensionamento. Certo. Ma chi te l'ha detto a te di dirlo oggi? Stati zitto, dice, ne parliamo a fine campionato. Certo. Certo, l'Inter non ha fatto così, come dicevi tu prima, non ha comprato Lukaku, Hakimi, speso, eccetera, eccetera, poi si è venduti tutti. Abbiamo la telefonata, scusa. Vai. Ciro da Portici, pronto Ciro?
Buonasera, un Eccolo. Ciao saluto Ciro. a Raffaele Ciao e un Ciro, buon saluto a pomeriggio. Gennaro. Io la penso come Gennaro su Meret, lo dico da una vita, Sì, lo so. Vero, e giustamente una tiratina di orecchie a Raffaele. Quando io ti ho detto non una ma più volte che il Napoli non era assolutamente in competizione con Inter soprattutto e con Milan, e i fatti me lo hanno dimostrato. L'Inter ha avuto, come tutte le squadre, nella stagione un periodo di calo di quasi 2 mesi, dove ha fatto qualcosa come 6-7 pareggi, pareggio col Torino, pareggio col Genova, ha perso il derby con il Milan, ha perso la partita con il Sassuolo, quel periodo di calo, ma dopo una partita neanche che meritava di vincere contro la Juve, gli ha dato l'elastico. E ha macinato gioco e avversari. Vedi il derby di Coppa Italia, ha vinto 3-0 e il giorno dopo, 2 giorni dopo, asfalta la Roma che praticamente stava venendo a vincere a Napoli. Certo. Questo per far capire che sul piano del gioco il Napoli non aveva un gioco collaudato come il Milan, che dove Pioli c'è da 4 anni e sta lavorando un po' come Sarri, un po' tutto a memoria. E sul piano dell'organico non è nemmeno come l'Inter, anzi, ci sono i fatti che lo dimostrano, è inutile che ci andiamo a ribadire. Il Napoli non poteva vincere perché non ha la squadra. E voi pensate che il Napoli non può sopportare più questo monte ingaggi. Cioè voi pensate che il Napoli fino all'anno scorso aveva il monte ingaggi superiore al Milan, oggi siamo più o meno lì, ma il Milan fattura 240 milioni rispetto a Napoli che forse fattura la metà, cioè noi ci rendiamo conto, Raffaele? E infatti il Napoli dovrà tagliare, non ce la fa più a supportare questo monte ingaggi, ingaggi di non uno ma più giocatori che guadagnano 4-5 milioni, perché ricordiamolo, Mertens guadagna 4, 4 e mezzo, Insigne ne guadagna 5, Lozano ne guadagna 4 e mezzo, Osimhen ne guadagna 4 e mezzo, Certo. Zielinski più o meno stiamo lì. E ripeto, e nonostante questo, ripeto, è palese che il Napoli non abbia una rosa alla pari dell'Inter, perché altrimenti non è possibile, cioè l'Inter ha avuto un suo crollo fisiologico, ma Sì. poi è ripartita come un treno. Il Napoli ha avuto durante la stagione, anche per infortuni seri, ha avuto più volte crolli, fino No, a ma un poi si è crollo parlato, Ciro, si è, definitivo. cioè, si è parlato durante la stagione, insomma, diciamo una stagione all'interno della quale si sono vissuti stagioni No, all'interno diciamo di stagioni. che è stato troppo altalenante il Napoli, No, si è parlato troppo. di, però si è parlato a volte di rosa del Napoli, addirittura più completa di quella delle milanesi, insomma, chiaramente un po' a sproposito Chi rispetto a l'ha certe. detto? Io no, io no, 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 non sinceramente. tu, no, 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 non tu, io ti dico assolutamente. la verità, Gennaro, io credo che la rosa del Napoli non sia così tanto lontana da quella dell'Inter, No, ma che io a non sto dicendo livello che è tanto sulla lontana, carta è sto migliore di quella dicendo del che non Milan, era ma alla pari, non era alla pari, perché non era alla altrimenti pari, quei ma risultati non non era alla pari li avevi. nei 24-26 effettivi, sicuramente, perché alcune delle seconde linee dell'Inter sono di più e meglio assortite di quelle del Napoli. Noi abbiamo parlato spesso Abbiamo visto delle cosa è accaduto con quando è entrato l'assenza di Malcuì. Lorenzo. No, l'assenza di Lorenzo, sì. Ma lì c'è magari c'è anche un po' di colpa Immagina di se mancasse Spalletti. anche Mario Rui insieme a Di Se Lorenzo. non c'è né uno né l'altro, chi dovrebbe giocare? Perché Zanoli non ha visto il campo mesi fa in partite in cui c'era la possibilità di farlo giocare? Scusatemi, ma la partita di Empoli, che era finita, cioè noi, è venuto a crollare anche la difesa, che Sì. ripeto, fino alla 33esima, 34esima giornata, Era la era migliore, la certo. difesa più meno battuta del campionato, Certo che cioè lì a noi è venuto a quell'errore di crollare Meret. anche la difesa, perché cioè il L'errore di Meret. blackout, cioè contro la Roma, io posso dare la colpa a Spalletti che mi va a togliere Osimhen e mi mette Mertens, ma contro l'Empoli, partita finita, ma come si fanno a regalare i primi 2 gol? Il primo Intanto di Ciro, Marcus Ciro. e il secondo di Meret, ma come si fa? Ma se io nemmeno, ma guardate che io guardo anche la Lega Pro, ma io manco in Lega Pro ho visto queste Hai cose in ragione. 10 minuti. Cioè, parliamo di una squadra che veramente
cazzo è può vincere lo scudetto che fa queste cose in 10 minuti? Cioè non esiste, io ripeto, guardo la Lega Pro, non le ho viste nemmeno in Lega Pro queste cose. Domanda secca, poi ci salutiamo, Ciro, devo leggere pure delle cose interessanti che ci manda un nostro telespettatore, insomma amico, spesso ci chiama anche. Di chi è la responsabilità veloce del crollo, diciamo, delle ultime tre, Empoli in particolare? Allora, contro l'Empoli è un blocco di tutta la squadra. Okay. Nelle partite invece precedenti qualche sbaglio c'è la Spalletti. Spalletti e però, però nella partita con l'Empoli è proprio venuta, cioè proprio si è bloccata la squadra negli ultimi 10 minuti. Sì, sì, cioè, sì, non diciamo si possono regalare 3 gol in 10 minuti. Non esiste. Oh, va bene, Ciro, vai. Ti saluto così diamo spazio a qualche altra telefonata. Ciao Ciro, grazie di aver chiamato. Allora, intanto c'è Jenny Silver che spesso ci chiama, invito magari a chiamare, poi lo sentiremo dalla sua voce. Non so se lo posso dire, si è intrufolata a Castelvolturno, non so se con uno zoom, con qualcosa. Ha visto De Laurentiis, ha lasciato il centro sportivo di Castelvolturno alle 13.30, ha fatto rientro da pochissimo, sguardi bassi tra lui e Spalletti. Dice sì, c'è stato un colloquio, questo riportato. No, ma lui parla, sì, parla di adesso, insomma, lui è lì, mi ha mandato pure delle immagini, chiaramente non possiamo mandare, insomma, per non metterlo nei guai, non tanto noi, insomma. Dice che, insomma, l'atmosfera è abbastanza funerea, ma non potrebbe essere altrimenti, insomma, quindi si percepisce che c'è qualcosa, insomma, di c'è un clima abbastanza teso. Notizie in diretta, insomma, notizie live da Castelvolturno. Abbiamo un'altra telefonata, chi è in linea? Pronto, ciao Gennaro, Oreste da Pozzoli. Ciao Oreste, buon pomeriggio. Raffaele e tutti i vostri collaboratori. Ciao Oreste, vai Oreste. Allora, di chi è la colpa? Che idea ti sei fatto? La colpa è di Spalletti tutta la vita. Okay. Allora, chi non dà la colpa a Spalletti, secondo me non capisce niente di cazzo. Non voglio fare polemica. Perché se tu vuoi giocare un centrocampo a te, si può anche perdere la partita, va bene? È impossibile a 10 minuti dalla fine a perdere una partita, però se tu mi fai entrare per sempre ancora su Zerischi e non mi fai entrare Demme, è uno che è un centrocampista di rottura e non lo metti a centrocampo. Ma secondo te, secondo te un Mertens passami il termine, a proposito di Spalletti, trattato così va bene. No, trattato come fosse l'ultima ruota del carro, messo ogni tanto a fare tappezzeria. È un Mertens invece che segna 9 reti ad un passo dalla doppia cifra e che segna un gol ogni 125-128 allora, minuti, ma secondo cambia me poco. Tutti... Secondo te deve andare fuori ad Empoli per un Zielinski che non si reggeva in piedi, no, o poteva fare un altro spezzone? Tutti 90 minuti, Giroud gioca a 40 minuti, 90 minuti a partita. Il signor Spalletti. Ma lui si amministra, infatti, si amministra, sono calciatori intelligenti. 4 anni, ha dimostrato che faceva anche il centrocampista con l'Empoli. Assolutamente. Allora, chi sta dicendo che la colpa non è di Spalletti, allora io gli vengo tutte le partite che ci ha fatto perdere Spalletti. E poi non mi vengono a dire se i tifosi per Napoli non era partita favorita e sono d'accordo per lo scudetto, va bene? Certo. Però l'appetito viene mangiato. Assolutamente. Se tu stai a un punto dalla capolista a 6 partite vinci a Bergamo e poi butti nella merma tutto il resto, la Coppa di ieri, il signor Spalletti ha regalato il centrocampo alla Fiorentina. Sapete che la Fiorentina è una squadra che gioca a calcio. Certo. Ha regalato il centrocampo a Milano, dove abbiamo perso i punti. Ha regalato il centrocampo all'Inter, c'è una squadra molto fisica. Ha regalato il centrocampo anche alla Roma e il centrocampo anche all'Empoli. Quelle due mosse che ha fatto, dove ha ruotato i migliori a Insigne che sapeva palleggiare. Lui dice: ma io ho messo il giocatore per palleggiare. Ma tu hai tolto i due giocatori che stanno a palleggiare, se Insigne e se Mertens. Ma chi ha fatto adesso che sta a palleggiare? Zerischi o come si chiama Demme chi entra, insomma, Demme. No, il posto di Insigne un as cioè, è un cavallo pazzo, non basta mai la palla, quello sta a palleggiare, certo,
Allora, no, ho capito, sei retorico. Il signor Spalletti. Allora, non è un favorito per lo scudetto, però noi abbiamo buttato questo scudetto, l'abbiamo regalato. Per me l'abbiamo regalato. Oreste, perché sì, noi, vincendo a Verona, vincendo a Bergamo, noi abbiamo buttato lo scudetto. Però grazie al signor Spalletti. Poi non ci voglio dare tutta la colpa al signor Spalletti. Certi vogliono fare un po' della società. Allora, cari tifosi, che voi dite in Napoli non si può mettere qua 4 milioni per questo, 4 milioni per quello. Allora, siamo come l'Atalanta? Sta bene, bene così. Allora non mi appigliano, ce l'ho, ce ne 5 milioni di euro all'anno. Non mi appigliano Spalletti. Prendo un allenatore giovane che ti faccio fare bene alla squadra e ci divertiamo. Assolutamente chiaro, assolutamente chiaro. E appigliano Topper come Ancelotti, come Benitez, e poi che cosa mi viene a dire c'è chi ti pone che fanno i ragionieri. Allora, cosa fai i ragionieri da un'altra parte? Per voi non siete per i tifosi di Napoli, i veri tifosi di Napoli se ne fottono il bilancio, vogliono vincere. Se voi non volete vincere, cagnate mestiere. Noi non cambiate ci passione, cambiate passione. Non mi interessa il bilancio, certo, della società, voglio vincere. Ecco qua, la voce di un tifoso, insomma, che legittimamente ha la sua aspirazione. Io voglio vincere. Ora, se io voglio partecipare. E io voglio devo salutarti, che dobbiamo andare in pubblicità. Passate la mano alla società, se non è all'altezza, se ne va a fare. Se non vado io, basta che ci passa quello. Basta, fermati, sennò finisce male. Finisce male. Grazie, Oreste. Grazie a Napoli, che sei scappata la prima ora. Vi saluto, vi ringrazio sempre Forza Napoli. Ciao Oreste, grazie. Ovviamente i tifosi sono molto esasperati, qualcuno è arrabbiato, qualcun altro, insomma, ha le sue opinioni che esprime anche con tanta passione, lo sapevamo, oggi è la prima puntata dopo Empoli, quindi era così. Noi ce ne andiamo in pubblicità, rientro il primo ospite, in collegamento con noi, ma per ora un piccolo break. Eccoci tornati in studio, abbiamo aperto le linee un po' prima oggi per dare spazio ai tifosi arrabbiati dopo la sconfitta del Castellani, ma è arrivato il momento adesso del primo ospite in collegamento video con noi, che insomma vedremo tra qualche istante, Antonio Giordano di fantacalcio.it, anzi fantacalcio.com. Ci sei, Antonio? Eccolo qua. Ci sono. Fantacalcio.it comunque. Fantacalcio.it, pardon. Era buona la prima. Mi sono distratto, ma prima di venire da te, Antonio, io vorrei leggere alcuni passaggi di un pezzo, insomma, che ha scritto sicuramente un collega, amico che conoscerà, Elio Goca, che scrive proprio una rubrica su fantacalcio.it, la pressa di Anta, perché prima Manuel ha aperto la questione su perché i tifosi del Napoli non siano felici del fatto che il Napoli lotti per un piazzamento Champions e su chi abbia alimentato tra giornalisti, tifosi scalmanati, il desiderio di vincere il titolo, che secondo Manuel, secondo tanti altri tifosi, insomma, sarebbe fuori dalla portata del Napoli. Ci sono alcuni passaggi di questo pezzo di Elio che mi piacerebbe leggere e li vado a leggere. Ecco qua, nonostante la piena presenza tra le qualificate in Champions, l'amarezza è dovuta al fatto che certi risultati a volte sono traguardi, altre volte invece consolazioni residuali, soprattutto se arrivano nel corso del tempo come andamento da protocollo, come uno standard senza grosse sorprese, né evoluto né involuto, per lasciare semplicemente le cose come stanno, quasi per comodità, ma così si arriva al tedio. Quello, prima o poi, si manifesta nelle forme più ambigue e si prende tutti gli entusiasmi. È per questo che il Napoli di Reia, pure a metà classifica, destava rispetto e sostegno, ed è per questo che quello di Mazzarri trovava un seguito al limite dell'immaginazione. Fino a un certo punto l'epoca di De Laurentiis ha riproposto fasti e speranze di altri tempi, ha fatto confidare nel recupero di qualcosa di importante. Poi nel tempo, complici tanti aspetti, quella stessa epoca ha rivelato che una linea l'aveva già tracciata, quando dava impressione di non volerne tracciare nessun'altra. Allora, arrivati a quella soglia, sostarvi troppo a lungo ha logorato
chiunque costretto a restarvi senza riuscire, volere, non sappiamo, non possiamo saperlo, oltrepassarla. Passo l'ultima, vi leggo quest'ultimo stralcio che è interessante. È vero che quest'anno per l'ennesima volta i partenopei sono andati vicinissimi a lottare per lo scudetto fino alla fine. C'è stato un momento in cui ci sono stati molti a sentire che sarebbe stato l'anno buono, ma è stato l'ennesimo inganno, paradossale pure questo. Il Napoli è scomparso a fine novembre, poi cita un po' di dati, ecco qua. Il Napoli del dopo Sarri ha attraversato una lunga e tormentata gestazione, fatta di momenti di involuzione e sprazzi di reazione. Adesso, con periodi esaltanti, ora con cadute impreviste e inspiegabili. Un freno invisibile tiene in stallo emozioni e ragioni di un ambiente che dal campo agli spalti nel corso del tempo ha sedimentato una noia infelice, di tanto in tanto interrotta da momenti di speranza che qualcosa avrebbe potuto superare la linea di una programmazione fine a se stessa. Il pezzo continua, insomma, è davvero molto bello, insomma, di fatto Elio dice, è vero, il Napoli è costantemente in Champions, però alla lunga questa cosa, insomma, è come se avesse ingabbiato sogni e speranze e passioni dei tifosi che ormai si sono abituati a una sorta di protocollo, si stacca il biglietto, si punta alla Champions, si va in Champions, anche se nelle ultime due stagioni in realtà non ci si è andati, è per cui quell'anno quello che lui chiama noia o chiama infelicità, insomma, poi mangia, finisce per mangiarsi tutta la passione. Ti do la parola, Antonio, non so se, insomma, come interpreti queste parole, se le condividi, insomma, se in parte spiegano quello che avviene a Napoli su questa scarsa, insomma, questa abitudine a marcare il cartellino che ci hanno quasi imposto, ci hanno quasi inculcato, esatto, delle emozioni, insomma, come cosa ne pensi? No, diciamo che io l'ho letto l'articolo. Un po' di ragazzi, un po' di volume che non sento Antonio. Mi non sentite? So noi qua non lo sentiamo, lo sentiamo. Vai Antonio, prova. Mi sentite? Poco. Ragazzi, regia, non poco. So se dipende da Antonio, da voi, da noi. Ok, proviamo adesso. Ora mi sentite? Perfetto. Forte e chiaro. Scusaci, Antonio. Bene. No, e di cosa, figuratevi. Io ne ho parlato con Elio, l'ho letto il pezzo, mi è piaciuto tanto. Diciamo che secondo me ci si focalizza anche molto su quella passione che è andata un po' scemando, perché sì, è vero, i tifosi del Napoli vogliono sempre vincere, però il fatto che il Napoli di Sarri non abbia vinto non pesa poi così tanto, perché era bellissimo vedere quella squadra giocare domenica dopo domenica. Imporre, una sorta di squadra senza anima, quella contro l'Empoli, che chiaramente lascia l'amaro in bocca ai tifosi del Napoli, ma anche ai supporters, soprattutto ai supporters che si sono recati al Castellani e hanno visto questa squadra perdere clamorosamente, tra l'altro secondo me in maniera anche meritata, contro un Empoli che comunque aveva giocato meglio anche prima dello svantaggio, sì, assolutamente. Insomma, io la interpreto come una piazza che ha bisogno comunque di quel lato passionale che riaccenda l'amore dei tifosi che diciamo dopo Sarri è andato scemando. Si è un po' spenta la fiamma che alimentava l'amore del tifoso napoletano, che poi ok, è sempre tifoso, è sempre un tifoso passionale che segue con voglia, con verve il proprio club, però si percepisce chi va allo stadio, chi è tra gli addetti ai lavori, si nota un qualcosa di diverso che magari può essere dovuto forse sì, magari anche al compitino, ok, però la dimensione del Napoli fondamentalmente è questa, cioè se il Napoli lotta per lo scudetto è un qualcosa in più, secondo me, e forse ci ha abituato bene magari il Napoli di Sarri e qualche volta il Napoli di Mazzarri e comunque quest'anno fino a un certo punto il Napoli di Spalletti. Però secondo me la rosa del Napoli è una rosa che può competere per lo scudetto, però può competere per lo scudetto in questo campionato, in un campionato in cui l'Inter ha un abbaglio di 10 giornate e comunque è la favorita, in cui il Milan, che è una squadra modesta, secondo me magari più che modesta, dove il gruppo fa la differenza, ma non una corazzata, dove la Juventus non esiste più,
Ecco, insomma, tu, scusa, citi il Milan. Ecco, il Milan è proprio una squadra che secondo me, mo, getta il cuore oltre l'ostacolo. Esatto. Non... Magari una squadra che magari alla fine potrebbe, probabilmente non vincerà il titolo, però io credo che i tifosi del Milan in questo momento siano fieri di Quello che vedere il vedono Milan, in campo. siano fieri di Sì, vedere ma il Milan. se la giocherà fino alla fine, ma un po' come è capitato alla Roma di Garcia, al Napoli di Sarri, cioè No. tutte squadre che magari non avevano, a parte uno o due calciatori, personalità importantissime, ma avevano una squadra, un gruppo coeso, così come la squadra di Pioli, per quanto mi riguarda. Quindi secondo me inferiore comunque all'Inter, che è nettamente la squadra più forte del Certo, campionato, certo. però squadre, insomma, il Napoli quest'anno ha lottato per lo scudetto fino a un paio di giornate fa, facendo esattamente gli stessi punti che l'anno scorso ha fatto il Napoli di Gattuso. Però sempre, però permettimi, insomma, poi chiudiamo magari questa parentesi e ne apriamo un'altra, sempre però con il mantra e il leitmotiv di sottofondo, sì, però non dimenticate che dobbiamo andare in Champions, sì, non dimenticate che l'obiettivo è la Champions, quasi a voler ritrascinare sempre, a tirare sempre per i piedi le persone, insomma, non so se conosci Chagall che amava dipingere queste figure svolazzanti, come se poi sempre qualcuno sotto tirasse quelle figure svolazzanti, le tirasse verso terra, spegnendo un po' quello che, di cui No, parlavamo prima, insomma. è una questione trita e ritrita della cosiddetta mentalità che manca al Napoli, ma è quello che manca, perché una squadra che stecca tutte le partite fondamentali in casa dinanzi a uno stadio stracolmo, Certo. vuol dire che i calciatori non riescono a reggere la pressione che dà il tifoso napoletano, che dà tantissima pressione, perché con uno stadio come quello, con la Fiorentina, Non ti del sentiamo più. genere, Ecco, adesso quando ti sentiamo di nuovo. una situazione come quella contro la Fiorentina, quando poi con uno stadio stracolmo a qualche chilometro, a una sessantina di chilometri di distanza, settantina, appena 2 giorni fa la Salernitana con uno stadio pieno, senza troppi pensieri, ha battuto la orfana di Torreira, ma era battibile Sì, dei sì. 60.000 persone in una partita che ti può permettere quantomeno di iscriverti alla corsa fino alla fine. Sì, una Fiorentina che poi dopo in trasferta ha perso, insomma, sia a Torino in Coppa Italia contro la Juventus, sia addirittura poi a Salerno contro la Serenità. Ti faccio un'altra domanda invece. Accantoniamo un attimo Empoli, quanto accaduto al Maradona contro Roma e precedentemente Fiorentina, e ti chiedo, e adesso come si riparte? Ecco. Napoli-Sassuolo, questa che è una grande incognita, il Maradona è stato nemico, tra virgolette, del Napoli in molte circostanze in questa stagione, i principali disastri prima di Empoli, il Napoli li aveva consumati tra le mura amiche, come si riparte contro il Sassuolo con uno stadio che chissà quanto, insomma, avrà digerito lo stop di Empoli arrivato in quel modo, e come si dovrà andare fino alla fine, che il Napoli cosa, dove dovrà trarre le energie per chiudere in bellezza o comunque con dignità questo finale di stagione. Una partita in cui si può Io ti se fare non ti psicologico. sento a scatti, ti sento a scatti, non so se dipende, ecco ragazzi, dipende da noi o il microfono di Antonio. Non dipende da noi, Antonio, quindi vedi un po'. Prova a parlare, vediamo se ti. Siamo in diretta, quindi insomma capitano questi Diciamo che effetti. adesso Ecco. dovreste sentirmi un po' meglio. Sì, vai, proviamo, sì. Sì, allora dicevo, per quanto riguarda la questione Napoli-Sassuolo, il Napoli ha magari questa pressione psicologica da parte dei tifosi, ok? Sì. Però fondamentalmente il Napoli non lotta più per nulla, perché sì, è vero, c'è la Champions, ma io non voglio credere che in 4 giornate con 9 punti di distacco dalla Roma il Napoli arrivi addirittura a perdere la Champions League. Quando poi nel cammino del Napoli ci saranno squadre come Spezia, che probabilmente all'ultima giornata sarà già salvo, il Genoa, che ha un'importantissima sfida nella prossima giornata, ma se la prossima giornata finisce male per il Genoa, arriverà al Maradona una squadra praticamente già retrocessa. Certo. Insomma,
vai a giocare contro un Torino che non si gioca nulla. Insomma, io non credo che il Napoli riesca nell'impresa di perdere la Champions League. Di Ok. conseguenza, sarà una partita, secondo me, abbastanza divertente, senza pressioni, contro una squadra che gioca bene, lo si è visto anche ieri sera, contro una Juventus assolutamente cinica. Inguardabile, inguardabile, inguardabile. Cinica e basta, veramente non voglio andarci giù pesante, però No, tecnicamente visto. inguardabile, è chiaro, poi porti a casa il successo, hai fatto No, tanto, però ma insomma, a tratti chiaramente, devo essere sincero, mamma per mia. concetti di gioco espressi proprio imbarazzante. Esatto, sì, sono d'accordo. Cioè, imbarazzante perché vedere gente come Rabiot che non riusciva a fare un passaggio ad 1 metro di distacco, un Dybala evidentemente fuori con la testa dal progetto, sostituito per la terza, quarta volta consecutiva al 55esimo, Vlahovic in panchina, insomma, una squadra che non si capisce come abbia fatto a vincere anche ieri sera e come faccia comunque ad essere ampiamente In in Champions League. Champions Ah, League. per sì. Insomma, io credo che il Napoli si giocherà una partita divertente e spero con la testa libera di una squadra che comunque ha raggiunto l'obiettivo, ha sognato per un periodo lo scudetto, si è arresa dinanzi, secondo me, a dei limiti mentali e adesso bisogna chiudere con dignità, quindi non come fatto ad Empoli, questo finale di stagione per poi ripartire come ogni anno, con una Champions in più da giocare, Va bene, ti però. Ecco, lascio a ad Assad. proposito di ripartenza, secondo te, che futuro aspetta al Napoli? Si è parlato tanto di ripensionamento, eccetera, ma nelle ultime ore, dopo il tracollo di Empoli, si parla anche di ripartenza da zero, di un repulisti di alcune situazioni che rimangono ancora ingarbugliate. Tu credi che vada fatto qualcosa un po' più radicale? Che basti guardare al dettaglio dei contratti o qualcosa di diverso ancora? Allora, io sono sincero, credo che il Napoli abbia bisogno di un progetto deciso, come è accaduto con Sarri. Il Napoli ha Sono d'accordo. preso un Sì. allenatore che non era un grande allenatore quando è arrivato a Napoli, era un allenatore preparato, con delle idee chiare, che ha messo su una squadra e nel triennio è riuscito comunque alla fine a lottare fino quasi all'ultima giornata per uno scudetto che sembrava fino a qualche anno prima una fantasia immensa. Da allora i tifosi del Napoli hanno cominciato a dire si può vincere lo Si può scudetto, fare, si possiamo può fare. arrivare, possiamo Sì. dire e così via. Io penso che il Napoli debba ripartire da questo e Spalletti è un buon allenatore, secondo me uno dei migliori in Italia, però un allenatore che forse è più gestore, un allenatore che magari serve per ultimare, per dare un aiuto in fase di transizione raggiungendo il solito obiettivo. Io credo che il Napoli l'anno prossimo a livello tecnico cambierà diversi calciatori, perché parecchi andranno via e parecchi arriveranno non del livello dei calciatori attuali, quindi ci sarà sì un ridimensionamento, ma da questo punto di vista la dirigenza del Napoli lavora bene, sa pescare calciatori comunque magari apparentemente sconosciuti, però di buon livello, e chiamare un allenatore che ti possa dare un progetto almeno triennale in cui mettere le basi, in cui magari sfoderare l'anno in cui c'è la vittoria della Coppa Italia, c'è una semifinale europea, oppure la lotta per lo scudetto fino alla fine. Io l'anno scorso, quando mi chiedevano ad inizio, a fine estate, chi sarebbe stato l'uomo giusto per il Napoli, ho fatto spesso e volentieri il nome di Vincenzo Italiano, Sì, che sta creando piaceva anche a noi, una sì. parentesi importante, secondo me, alla Fiorentina. Adesso si dovrebbe ripartire, secondo me, da un tecnico del genere. Ho letto in maniera prepotente di Roberto De Zerbi, che dovrebbe dire addio allo Shakhtar dopo un anno purtroppo molto infelice per lui, non a livello di campo, ma Certo. purtroppo per altri motivi che conosciamo bene,
Ecco, uno come Roberto De Zerbi magari potrebbe dare, e non è per forza necessariamente un passo indietro, così come Assolutamente. magari non lo era Gattuso post Ancelotti, e così come non lo è assolutamente, non lo sarebbe assolutamente De Zerbi, perché post Sarri, io ricordo l'entusiasmo che c'era ovviamente per Ancelotti, sappiamo tutti poi come è andato. Assolutamente, Certo. assolutamente. Antonio, non ti tratteniamo oltre, Grazie mille, Antonio. ti invito sicuramente, ti inviteremo sicuramente prossimamente, andremo a vedere poi Napoli come proseguirà questa stagione. Sono d'accordo con te rispetto al progetto tecnico, a Napoli servirebbe probabilmente arroccarsi nuovamente dietro ad un'idea forte di calcio e portarla avanti in maniera convinta. Ecco, questo probabilmente potrebbe ridare un'anima al calcio, riallacciandoci a quanto dicevamo all'inizio. Ti saluto, ti ringrazio per il tuo intervento e ci sentiamo presto. Non ti faccio domande di Grazie fantacalcio, anche perché a voi, ragazzi. siamo al martedì, abbiamo appena terminato una giornata, quindi se ne riparlerà più avanti quando ci risentiremo, forse Sì, magari giovedì. facciamo stare sereni i fantallenatori, anche perché poi domani c'è qualche Si recupero, giocano i quindi recuperi, insomma esatto. c'è questo rush finale importante fino alla Un 38esima, fantallenatore non è molto mai serio. interessante anche per il campionato, anche per il campionato. Eh sì, un Assolutamente. fantallenatore non è mai sereno. Mai, mai, si Mai, pensa sempre alla mai, mai. successiva. Ciao Antonio, buon pomeriggio. Ciao Ciao Antonio. ragazzi. Eccoci, insomma, 16:24, tanti a breve avremo prima un break pubblicitario tra qualche minuto, però abbiamo ancora qualche minuto per chiacchierare e poi avremo il secondo ospite. Intanto io vado a vedere, mi è arrivato qualche altra da l'uccellino a Castelvolturno, mi dice, leggo quello che mi arriva, altra papera di Meretti in partitina, chissà, tra le urla di Unasse, Juan Jesus e Malquit fa lavoro a parte, uno scarico di affaticamento al polpaccio, probabilmente. Qualche strascico Lasciamo della partita di Empoli. Ho anche tantissimi messaggi messaggi. WhatsApp da leggere. Approfitto di questi 5 minuti, 5-6 minuti che ci separano dal successivo break pubblicitario per andarne a leggere qualcuno. Vi chiedo già scusa anticipatamente, non riuscirò sicuramente a leggerli tutti. Ci proverò, ma probabilmente non ci riuscirò. Siete veramente in tanti che ci state scrivendo. Dopo dobbiamo fare una capatina anche al sondaggio, ma andiamo con i messaggi. Gennaro da Somma dice: la responsabilità è dei calciatori che sono stati supervalutati. Antonio Dalla Vomero invece individua in De Laurentiis: non è possibile che questo non vada d'accordo con nessuno. Spero lasci il più presto possibile. Quindi un'onda d'urto proprio drastica. Di quel signore con la barba che molti giornalai portano in cielo, questo è Enzo da Giuliano, quindi ancora De Laurentiis. Emilio D'Angri dice: buon pomeriggio ragazzi, credo che tutti siano un po' responsabili, anche se nelle ultime gare interne gli errori di Spalletti sono stati pesanti e decisivi, un po' quello che diceva anche qualche tifoso prima che ha telefonato. Gianni ci dice: il mio pensiero è che se in famiglia c'è un figlio sbandato, la colpa non è delle amicizie sbagliate o dell'ambiente in cui va, ma dei genitori. In questo caso la colpa è del titolare di impresa e sappiamo chi è. Un piccolo esempio: gestire una squadra che lotta per lo scudetto e durante l'anno vendere un calciatore al Toronto e farlo giocare titolare, poi si afferma che l'anno successivo saranno tagliati gli stipendi a tutti. Questo è un grande incentivo, insomma, per non vincere. A me pare così. Poi tante altre cose, questo lo sottolineavi pure tu, questo Sì. aspetto, insomma, come depotenziare l'ambiente. Roberto, buonasera, per me della società, poi dei calciatori e infine dell'allenatore. I tifosi dovrebbero entrare gratis allo stadio dopo quanto visto ad Empoli. Ora, blindare il terzo posto e non farci scavalcare dalla Juventus. Individua anche in questa piccola soddisfazione di Se finire proprio dobbiamo davanti alla finire così, no, Juventus, non è almeno male, davanti alla ci può Juventus, stare, ci può almeno in stare. questa stagione, davanti ai bianconeri. Antonio, la prima è: nessun giornalista lo dice, il presidente. Dopo 3 anni ci sono. Insomma, che non si dica che De Laurentiis ha delle responsabilità. Anzi, spesso la stampa viene accusata di Attaccarlo troppo troppo. spesso, esatto. Spogliatoio litigioso con il figlio che non serve a nulla, dove ci vuole una figura importante, infine tutto sulle spalle dell'allenatore e poi dello staff, e poi anche lo staff sanitario da rivedere. Questo è, abbiamo detto, è Antonio. Giacomo da Somma: non ci sono dubbi, i calciatori, per lui sono i calciatori. Allora, intanto sì, chiedo alla regia di dare un'occhiata, insomma, di dare una prima lettura del sondaggio, di chi sono le responsabilità maggiori del crollo. Magari vediamo qual è l'aggiornamento. Ecco qua, ecco qua.
Spalletti è al 23%, la squadra al 25%, quindi leggermente sopra, e svetta di gran lunga la società con un 52%, quindi più della metà dei tifosi che hanno votato hanno hanno detto scelto la la società. società, sì. Sì, insomma, anche dal tenore dei messaggi Sì, che sto io so che leggendo su leggendo pure WhatsApp. là sulla nostra diretta, se Vai, vuoi vai, dopo vai, leggo qualcuno. così risparmi un po' di voce, vai. Vai. Salvatore ci dice: allenatore abbiamo, Spalletti è uno dei 5 più bravi in Italia, mancano i calciatori giusti, compresi i panchinari. La panchina attuale non è di livello, non prendiamoci in giro. Gianluca Esposito invece ci dice che l'unica cosa che deve fare ADL è andare via. Se vogliamo competere ad altissimi livelli, ci serve qualcosa come uno sceicco, un fondo americano per riuscire a vincere qualcosa di importante per il bene dei napoletani e di Napoli. Diciamoci la verità, l'era ADL sta per finire. E ancora Angelo Cristofaro, Cristofaro, sono anni che mi rovino il fine settimana con questi risultati, non sei l'unico, mi dispiace anche per noi. Giancarlo ci dice: pensa che Napoli serve per correre le orme della Fiorentina e della Valle. Se De Laurentiis vuole fare un ultimo tentativo per evitare il declino inesorabile, deve provare, a mio modo di vedere, la carta di ritorno di Sarri. E non è l'unico, ti dirò qua sulla nostra diretta Facebook: più di uno ha provato a fare il nome di Sarri perché riaccendere, diciamo, quella che era la Raffaele, passione giriamoci, è antica. inutile girarci intorno. L'ultimo Napoli che ha compattato in maniera determinante l'ambiente, che ha fatto sognare, che ha fatto emozionare, è stato quel progetto lì, insomma, Sì. quello. Dicevo, Antonio Ma vedi, tu diceva. hai sottolineato una parola importante, progetto. Sì, Sarri non è sì, sì. arrivato dall'oggi al domani, ha fatto 91 punti e ha creato quello che ha creato. Ha avuto un progetto, l'ha portato avanti insieme alla società, l'ha portato avanti insieme a determinati calciatori che poi sono diventati quello che sono e ha raggiunto degli obiettivi. Quello che non abbiamo più visto, parlo di progettualità, negli anni successivi. Ancelotti chiaramente paga l'ammutinamento e tutto quello che se ne è venuto dopo. Gattuso paga anche lui una gestione non proprio perfetta anche nel rapporto col presidente, spesso se ne è parlato lo scorso anno. Quello che ho detto più volte anche qui nel corso delle ultime partite in cui Napoli non stentava è che sicuramente tutti hanno delle colpe, ma continuare a cambiare, continuare a ripartire ogni anno, ogni 2 anni, senza una progettualità che non sia io ho il progetto con questo allenatore e poi l'anno prossimo ne ho un altro con un altro, ma sia un progetto a questo allenatore che dice che queste sono le sue linee guida, 4-2-3-1, facciamo il caso di Spalletti. Costruire una Ok, squadra su allora io quelle costruisco la esigenze. squadra 4-2-3-1. Poi è chiaro, Spalletti quest'anno non arrivava neanche in Champions, usciva fuori dall'Europa, dico per dire. Lo cacci Poi perché lo dici consideravi non hai raggiunto l'alternativa. neanche l'obiettivo minimo, sei andato addirittura fuori da Non tutte le posso coppe, non confermarti. posso confermarti. Ma è chiaro che se non si dà questa possibilità, che fu data a Sarri, e non solo, di creare un progetto, non potremo mai vedere se l'allenatore, se la società fa di nuovo un salto di qualità o fa un salto verso qualcosa di diverso. Certo, È certo, chiaro che tu certo, continuando a rompere e a cambiare ogni anno e mezzo, la cosa non funziona. La rosa composta quest'anno è data in mano a Spalletti, è una rosa composta da buona parte di quelli che sono rimasti dal ciclo di Sarri, una parte arrivati con Ancelotti e una minima parte arrivati con Gattuso. Quelli scelti scelti poi non sappiamo neanche quanto scelgono gli allenatori, certo, certo. comunque arrivati insieme a Spalletti sono davvero pochi, Però non lì sono le sappiamo. responsabilità del tecnico toscano, parlo di Spalletti, che a quale è sembrato a un certo punto andare tutto bene, No, anche no, quando no, gli no, facevano delle domande su quale tipo di assolutamente. esigenze Io avessi, ricordo anche Ancelotti, il mercato da 10, ti abbozzava ricordi? tutto, abbozzava Sì, tutto, no, quindi ma adesso è difficile. non è senza colpa Ancelotti, Assolutamente. attenzione, non fraintendetemi, non sto levando dalle colpe No, il io tecnico Spalletti, no, perché aggiungevo magari un si può elemento. fraintendere. Ha le sue colpe, le abbiamo nominate, alcuni cambi che non hanno trovato un senso logico, alcune scelte a volte anche di formazione che andavano a cozzare un po' con quelle che sono le possibilità dei giocatori e delle idee tattiche che abbiamo visto fino a mo', e quindi ci sono dei problemi, ma secondo me agli allenatori va dato del tempo. Certo. Non nascondo che io sono d'accordo con quanto diceva Klopp qualche anno fa, appena arrivato a Liverpool, io ho chiesto una cosa quando sono arrivato, di non licenziarmi a meno di grandi problematiche per i primi 3 anni, datemi il tempo di lavorare, gli allenatori hanno bisogno di un tot di tempo a lavorare per creare qualcosa di magico. Ok, andiamo in pubblicità. 16:32, appena rientreremo da questo piccolissimo break, secondo ed ultimo ospite di giornata. Pubblicità.
Eccoci tornati, eccoci rientrati in studio. Prima di passare al secondo ospite, cronaca da Castelvolturno, il gruppo squadra adesso si è spostato in palestra, seguito da Giuntoli e da Edo De Laurentiis, e insieme a De Laurentiis Senior, Aurelio chiaramente, ci sarebbe anche Formisano, ci sarebbe anche Formisano. Insomma, abbiamo le cronache clandestine. Specifichiamo che non abbiamo inviati ufficiali, insomma, è un amico che ci scrive, insomma. Da Castelvolturno ci fa un po' la croce, ci fa un po' la croce. Ma passiamo al secondo e ultimo ospite di giornata, dopodiché vi lasceremo ampiamente spazio fino a fine puntata. Alessandro Sacco del Napoli Online, nostro consuete ospite. Eccolo qua. Ciao Ciao Alessandro. Gennaro, ciao Raffaele, buon pomeriggio a tutti gli Finalmente oggi Alessà, spettatori. finalmente collegato ad un'altezza tale, insomma, che non ti pone troppo in basso rispetto a noi. Bella inquadratura. In una settimana sono cresciuto di un centimetro. Ciao Alessandro, insomma, dicevi, prima di entrare nel merito di chi sono, secondo te, di chi sono secondo te le responsabilità di quanto avvenuto ad Empoli e più complessivamente di quanto avvenuto nelle ultime uscite del Napoli, so che tu, insomma, segui tanto anche il calcio femminile e il Napoli Primavera. Insomma, come stanno andando un po' meglio le cose, ecco, rispetto al Napoli che seguono i nostri Allora, tifosi. per quanto riguarda il calcio femminile, la notizia di questi minuti che Gravina ha ratificato che passerà finalmente in Italia al professionismo, quindi Oh, una grande svolta notizia. Finalmente importante una per bella quanto notizia. riguarda la crescita del movimento, che noi come sito ne parliamo tutti i giorni, quindi Certo. questa è la prima notizia. Invece per quanto riguarda il Napoli Primavera, ha vendicato la prima squadra perché in una settimana ha vinto al Tre Fontane contro la Roma per 0-1. Ovviamente, quando si tratta di giocare sul campo della Roma a fine gara, botte da orbi, soprattutto da parte dei romanisti, È perché ovvio. ovviamente non hanno accettato un po' le decisioni dell'arbitro con l'espulsione anche di un calciatore. E sabato c'è stata l'importantissima vittoria in casa a Cercola contro la Fiorentina per 3-2. Il gol vittoria l'ha segnato Iaccarino, che c'è una curiosità su questo giocatore, è stato fermo per 6 mesi per la rottura dei legamenti del crociato e dopo il gol realizzato c'è stato il minuto ovviamente di recupero aggiuntivo, è stato portato in trionfo, alzato, quindi già questo, Bello, anche bello, questa è bella stata cosa. una nota di merito. E poi come in conclusione era stato convocato per Empoli il 2003 Benedetto Barba, perché ovviamente c'era stata la defezione all'ultimo momento, c'era stato il problema di Zanoli, e poi soprattutto per premiare questo ragazzo che sta facendo molto bene nella Napoli Primavera di Frustalupi, che ad oggi eviterebbe i play-out, che significherebbe salvezza diretta senza ovviamente la famosa lotteria degli spareggi. Bene, bene, notizie positive, insomma, Da professionismo qualche per il parte arrivano finalmente. professionismo per il calcio femminile e soprattutto il Napoli Primavera che, insomma, vendica, anche se in maniera in un'altra categoria, in un'altra categoria calcistica, insomma, vendica il doppio passo falso casalingo del Napoli contro Fiorentina e Roma, sconfitta e pareggio. A proposito di Fiorentina, a proposito di Roma, a proposito di Empoli, che idea ti sei fatto? Cosa è successo al Napoli nelle ultime tre uscite? Che l'hanno definitivamente estromesso, se anche per te è così, immagino di sì, dalla lotta al titolo. Credo che queste tre partite ci sono state, secondo me, delle grandi difficoltà dal punto di vista tattico, soprattutto nelle partite con la Fiorentina e con l'Empoli, perché anche la partita di domenica con l'Empoli, pur andando in vantaggio 0-2, il Napoli a tratti è andato in enorme difficoltà, perché soprattutto sulle corsie esterne, dove ovviamente l'Empoli con Parisi, con Zanoli che era in forte defezione, e la Fiorentina con Iconé, lì Napoli è andata in enorme difficoltà. Con la Roma ci sono state ovviamente la questione dei cambi, soprattutto per quanto riguarda gli ultimi 10 minuti. Io credo che un po' di questo è successo, difficoltà tattiche con Fiorentina ed Empoli. Ovviamente gli ultimi 10 minuti di Empoli è da psicodramma, perché ovviamente c'è stato l'errore in fase di impostazione di Malquit, c'è stato l'errore con i piedi di Meret, e poi il terzo su un'azione d'attacco sul calcio d'angolo del Napoli nasce il contropiede dove Bairani fa il cross, c'è
c'è il velo involontario di Di Francesco, se non mi sbaglio, e poi il tapine di Pinamonti che, ironia del destino, è ragazzo di Clessa a pochi passi da Di Maro, quindi diciamo che un po' è come se avesse voluto avesse involontariamente punito il Napoli per quanto riguarda il ritiro, però questo al di là delle battute. Io credo che quando i momenti sono così difficili non c'è un solo responsabile del crollo. Se vogliamo dire dal punto di vista tattico, è chiaro che l'allenatore, soprattutto con Fiorentina e Empoli, avrebbe potuto mettere una squadra molto più accorta, forse con un centrocampista in più, tipo Demme, che purtroppo quest'anno per una serie di motivi è sparito dai radar. E credo, secondo me, a livello psicologico, io direi con l'Empoli e con la Roma, perché con la Roma era in vantaggio fino al 90esimo 1-0 e con l'Empoli 0-2 a 10 minuti alla fine. Basta sì, un gol per andare, per crollare. Quindi io credo che questi due fattori, tattico e psicologico, hanno inciso in queste tre partite. Però è chiaro che la squadra probabilmente, visto che l'obiettivo stagionale, l'ha detto Spalletti, pur parlando di il famoso pigiare sull'acceleratore per lo scudetto, era la Champions, si è trovata stranamente impreparata per quanto riguarda il traguardo dello scudetto, cosa che ad esempio il Milan, nonostante le mille difficoltà, non si stanno vedendo. Allora io credo che questa serie di fattori hanno portato al crollo, però trovare un responsabile in questo momento non è facile per quanto riguarda il momento del Napoli. Sì, assolutamente. Hai citato la gara contro la Fiorentina, tra l'altro Iconè e Cabral per ora un solo gol in Italia, per entrambi un solo gol da quando sono arrivati in Italia, entrambi contro il Napoli. Cabral aveva segnato col Sassuolo in momentaneo pareggio, quindi è il secondo. È vero, era il secondo gol, hai ragione. Primo, è il secondo. Solo un gol in Italia. Non fa meno male, è il secondo, il primo, ok. No, bene, ha giocato anche poco in realtà. Sì, però sì, sì, per ha giocato molto Piontek appena arrivato. In realtà, poi l'altro dato interessante è che il Napoli ad Empoli, nella fattispecie, con Zanoli in un vulnus che abbiamo individuato, da tantissimo tempo, da tantissimi mesi, fin da Di Maro, tu citavi Di Maro, fin da Di Maro dello scorso anno, essere insomma, la parte destra bassa dello scacchiere azzurro, essere uno dei punti deboli per l'alternativa di Lorenzo, chiaramente, per le alternative mancanti, che Zanoli per una squadra che volesse competere ad altissimi livelli magari andava valutato, andava inserito gradualmente. E anche Meretti, insomma, ne abbiamo parlato. Sai cosa penso di Meretti? L'ho detto in tempi non sospetti, sono andato a fargli le pulci anche in prestazioni in cui sembrava apparentemente aver garantito sicurezza a Napoli. Quindi è inutile che ci torniamo costantemente su Meretti. Meretti non è un portiere all'altezza, ma non del Napoli. Meretti secondo me farà fatica in qualsiasi altra società di Serie A dove andrà a giocare. Ma questo resta un mio parere. Mi auguro che non sarà il portiere del Napoli per la prossima stagione il portiere titolare, ma non mi meraviglierei se lo vedessi, insomma, presentato tra i pali come titolare del Napoli. Detto questo, ti faccio una domanda su Mertens, Alessandro. Secondo te Mertens è stato trattato da Spalletti in questa stagione con il rispetto, non per l'uomo, non per quello che rappresenta per il Napoli, ma con il rispetto dovuto alle sue straordinarie capacità balistiche, tecniche, di lettura della gara, di capacità di calarsi all'interno di partite differenti a seconda dei momenti? Il minutaggio che Spalletti gli ha concesso, secondo te, anche ad Empoli, sostituito in un momento in cui sembrava ancora, secondo me, sembrava ancora poter dare qualcosa alla squadra, è stato un trattamento adeguato rispetto alla capacità di Mertens, anche alla luce e in confronto alla rosa del Napoli? È così tanto più scarso Mertens rispetto ad altri calciatori che hanno giocato molto di più? Dammi una tua risposta. E se invece ha pesato la questione del rinnovo, per cui è stata una sorta di gioco, come dire, un gioco di forze, delle forze, insomma, contrapposte, in cui si è voluto anche un po' punire il belga, che non ha dato forse la massima disponibilità alle condizioni poste dal Napoli. Allora, per darti una risposta precisa sulla vicenda di Mertens e Spalletti, bisognerebbe forse stare al di dentro dello spogliatoio per capire determinate vicende, perché è chiaro che
Così d'emblée ti direi di no, perché comunque secondo me è un calciatore che oggi, quando Spalletti lo ha impiegato, tranne forse la gara di Cagliari, ha sempre dato le risposte adeguate. Io credo che quando tu parti con un modulo, il 4-2-3-1, un giocatore come Mertens, non è facile trovargli dal primo minuto una collocazione, A me a meno sembrano che pretesti non. però questi, a me sembrano pretesti, per me i calciatori forti, Mertens probabilmente è il più forte che Napoli ha in rosa, o tra i più forti, insomma, non No, no, trovargli un no, ma posto perché... io sono Bah. assolutamente d'accordo con te, però io parlando del 4-2-3-1, che ovviamente è un modulo che per vedere Mertens titolare dovrebbe giocare al posto di Osimhen e non alle spalle, perché ovviamente in quel ruolo, finché ovviamente stava rendendo meglio, ha giocato Zielinski. Infatti la prima parte di Zielinski in questo inizio di stagione era stato anche positivo, poi inspiegabile crollo del rendimento del polacco Vabbè, poteva inspiegabile spingere fino a un certo a punto. mettere Dries Mertens. Infatti, secondo me, Empoli è stato l'unico giocatore che ha rispettato le direttive di Spalletti, cioè è stato specchietto per le allodole, ha messo in difficoltà centrocampo e difesa della squadra di Andrea Zoli. Non a caso il gol nasce da un suo inserimento centrale partendo insomma da lontano. Sì, specchietto Quindi per la io lode, ma credo lui che fa a gol, questo fa punto. gol. 9 gol, insomma, fa un gol ogni 120 minuti, 125 minuti, insomma, grosso modo, meno di 130 minuti, quasi un gol a partita rispetto al minutaggio complessivo. A me spiace averlo visto impiegato, è spiaciuto averlo visto impiegato così col contagocce, poi, insomma, ci sono tante Sì, io giustificazioni. non solo mi dispiace vederlo utilizzato così poco, ma anche male, Umiliato, secondo me, in alcuni casi. perché dagli quei 5 minuti, quasi un contentino in alcune Mamma mia. Per partite chiuse, me è irrispettoso anche. un po' irrispettoso, ma fondamentalmente inutile. Io Anche non, inutile. a quel punto, soprattutto come avete sottolineato, con uno Zielinski che ha avuto una parabola fondamentalmente discendente in questa seconda parte di stagione, non capisco. Anche quando si è fatto 4-2-3-1, prima ancora del passaggio, perché Mertens non è stato provato da trequartista? Se comunque gli fa fare pochi minuti, fai fare un tempo, fai fare 60 Certo, minuti, vedi come va, poi certo. a quel punto lo cambi. Non mi è piaciuta la gestione in questo caso, e non so, spesso se ne è parlato durante l'anno, se era un ordine dall'alto, se erano gli Spalletti, se c'era qualcosa da fare o da non fare. Non lo so, però quello che ho visto non mi è piaciuto. Non credo che il giocatore meriti o meriterebbe un trattamento del genere. Intanto vi aggiorno da Castelvolturno, insomma, al nostro Gianni Silva che sta pedinando Aurelio De Laurentiis, praticamente, insomma, manda dei video che non voglio mandare in onda per evitare incidenti diplomatici, li guardo, insomma, sulla messaggeria di Facebook. È rientrato in albergo, il presidente è rientrato in albergo chiacchierando con Spalletti e Giuntoli. Questi sono aggiornamenti da Castelvolturno, giornata particolare, è la prima giornata Si sarà andato a della cambiare per la cena, no? cena, Stasera no? si va a cambiare. Stasera ci sarà. Sai che c'è Alessandro, sai che stasera ci sarà la cena, il brindisi champ, insomma, questa cosa un po' Tu sei invitato? che io trovo grottesca. Insomma, come hai No, visto, Aurelio? no, almeno spero che mi dicano qual è il menù di questa sera. No, 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 non siamo stati invitati, però insomma noi Come ha siamo gestito il Napoli? seguiremo ovviamente tutti i giorni questa settimana De Laurentiis con Spalletti e calciatori, perché è chiaro che questa forse per il presidente delle quattro la partita più difficile, quindi avere la squadra al massimo, la concentrazione può essere un po' l'aspetto positivo. A proposito di De Laurentiis, ti faccio un'ultima domanda, Ale, e poi ci salutiamo. Secondo te, in questo momento, dalle tue notizie, insomma, dalle tue fonti, c'è un'alternativa a De Laurentiis a Napoli? Sì, Non ho sentito la prima parte. dicevo, tu che sei così attento alle vicende anche societarie, in questo momento esiste un'alternativa a De Laurentiis per il Napoli? Concreta. Allora, io credo che al momento di no, ma non perché ovviamente il presidente non vuole vendere, ma perché secondo me è ancora presto per quanto riguarda la questione della vendita del club, perché ovviamente. Ricordiamo che per quanto riguarda la tempistica, Gravina ha dato 2 anni De Laurentiis per decidere se
stare a Napoli o restare a Bari, visto che Certo. ovviamente è passata la linea della FIGC che i presidenti non possono gestire due club. È Ovvio, come sta successo cosa con così. Lotito quest'estate, sappiamo che succede con la Salernitana. De Laurentiis, io credo che cercherà forse più l'anno prossimo, sempre che ovviamente l'intenzione del presidente sia quella di vendere il Napoli, di capire chi possa acquistare. Si è parlato di fondi americani e noi l'abbiamo riportato nelle settimane scorse. Si è parlato anche di Amazon, che ovviamente è lo sponsor che si trova sulla maglia del Napoli. Ad Certo. oggi non esistono situazioni di vendita da parte del Napoli, però nulla quaestio, come dicono i latini, che questo possa accadere nel giro di 2 anni, perché è chiaro che il Napoli e De Laurentiis non vuole ritrovarsi come è successo con Lotito, come si dice, di avere una società in gestione da altri per 6 mesi, con il rischio ovviamente di un giro Svalutare. d'andata complicato. Quindi io credo che ad oggi non c'è, poi bisogna aspettare, secondo me, più l'anno prossimo, se La ovviamente ci possono deadline ci essere sta, più perché comunque nel omicidi. 2024 mi sembra sia obbligo per tutti i Certo. presidenti, i padroni di più un club, di venderne uno, mantenere Sì, l'altro, solo se sono perché nella stessa categoria, però. no, c'è Ah, proprio, ci sarà proprio una ci deadline sarà, sì, rispetto alla non ci possibilità sarà di più. tenerne due, Sì, oggi c'è la possibilità di indipendentemente tenere dalla due categoria. in categorie Dal diverse. Nel 2024 2024 ne devi avere uno e basta, anche se in categorie diverse. no. Quindi comunque c'è una deadline, a prescindere poi da quello che succederà al Bari il prossimo anno. Vedremo, le E deadline della quindi Federazione poi Italiana, figurati, insomma, ci saranno sì, proroghe di proroghe in proroghe, sicuramente. arriveremo al 2054. Ok, io saluto Alessandro Sacco, lo ringrazio di essere stato con noi, come di consueto, ci sentiamo poi settimana prossima, vedremo a commentare cosa, quale partita del Napoli, che tipo di partita del Napoli. Ciao Ciao Alessandro! Alessandro, Ti grazie. ringrazio Gennaro, ciao Raffaele, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Allora, esauriti gli ospiti, prima di riaprire la linea, io riserverei questi minuti che ci separano dall'ultimo break pubblicitario per andare ancora dai nostri tifosi su WhatsApp, poi vediamo anche, Raffaele, se abbiamo qualche commento. Io ho delle news, Ah, perché delle news, vai! i nostri colleghi di Sky riportano che Vai. Spalletti era contrario al ritiro e ieri ci sarebbe stato un confronto con De Laurentiis per far cambiare idea e linea al patron. Confronto che chiaramente riportano i nostri colleghi sarebbe andato a buon fine, in quanto poi il ritiro di fatto non c'è, è stato trasformato in questa serie di cene con il presidente compreso, e Se, quindi secondo loro sarebbe questa la secondo, situazione. invece faccio una domanda a te. Secondo Vai. te, c'è la possibilità che Spalletti nella prossima stagione potrebbe non essere più l'allenatore del Napoli o è una cosa che ritieni da escludere, insomma, ecco. Allora, io la escluderei a prescindere. Non credo che sia nei piani del presidente cambiare l'allenatore, soprattutto considerando l'obiettivo centrato, diciamo, o comunque quasi sul punto di essere centrato da parte del tecnico. Davanti a noi abbiamo comunque un'estate di cambiamenti per il Napoli, come già annunciato, come dicevamo prima, da De Laurentiis nel corso dell'anno ci sarà un ridimensionamento. Ci saranno delle cose che cambieranno, ci saranno giocatori che verranno ceduti, giocatori che verranno sostituiti da altri giocatori, eccetera, eccetera. Quindi credo che a meno di grosse rivoluzioni, ma se ti do dare una percentuale, ti indico un 2% simbolico. Anche se il Napoli dovesse ulteriormente Se non, esporsi a figure di un certo tipo se da il qui a Napoli fine c'entra stagione. l'obiettivo, non vedo proprio Ok. come l'allenatore possa cambiare. Anche Ok, perché, ripeto, cambierà già tutto il resto. Secondo me avere una figura già lì comoda, è chiaro, Davanti a Laurentiis e Spalletti litigano e Laurentiis lo caccia, io questo non lo posso ok. sapere, No, però certo, ti ho chiesto un'analisi, sì, a meno di, dicevo, situazioni del non genere, io credo che Spalletti sarà il una nostro allenatore divinazione. anche l'anno prossimo. Poi è Ok. chiaro che con la nuova rosa, comunque la nuova partenza per tutto quello che è stato il Covid, eccetera, eccetera, del prossimo anno Con una rosa dovessimo costruita anche con Anche con il l'ausilio del tuo, parere di esatto, Spalletti. magari dovessimo trovare situazioni del genere, di classifica o più di campo, o anziché
non lo so, Ah, di difficoltà, di insomma, difficoltà simili a quelle di mentali, questa esatto, che stagione. stiamo incontrando, allora lì magari ci potrebbe essere un pensiero di cacciarlo. Cambiare Io personalmente allenatore. credo che l'allenatore rimarrà saldamente alla guida del Napoli per il prossimo anno. Non vedo come e perché dovrebbe cambiare De Laurentiis. Ok, sei stato chiarissimo e netto. Intanto Antonio, la responsabilità è del tecnico e anche di molti giornalisti, ecco, che hanno esaltato giocatori mediocri come Zielinski, Politano, Mario Rui, Rachmani e Juan Jesus. Sì, abbiamo dovuto inserire la quarta voce nel sondaggio nostro. Sì, 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 sì. Gigino da Ma Bacoli. spesso diciamo che è colpa di Francesco Sì, che va allo stadio e il Napoli perde, no? E quello quindi sì. perché non dovrebbe essere colpa nostra che, Colpa nostra. che saltiamo le persone Buona sbagliate? serata, le responsabilità sono sempre di tutti, mai di uno solo. Io credo che le colpe siano anche della società perché non pretende mai il massimo dalla squadra. E quindi i calciatori, una volta raggiunto l'obiettivo, rompono le righe. Ecco, risultati vergognosi, almeno rispettati i tifosi perché buttano soldi e tempo. Questo era Gigino da Bacoli, Salvatore. Ogni anno la stessa storia, tutto è rivolto ad ADL perché non si spiega come il Napoli ogni fine campionato abbia dei cali così strani. Bisogna cambiare molti, bisognerà cambiare molti calciatori. Questo era Salvatore da Giugliano. Domenico Pennacchio che ci scrive, dici, Edo tifa Roma, ed ecco lui che uscendo dal Leroy Merlin a Giugliano bloccò la cassa dell'intero centro perché non trovava la carta di credito. Insomma, non so questo. Vabbè, dice colpa della società, la piglia alla larga Sì. raccontando degli aneddoti. Rodolfo Pecoraro e dei giornalisti che hanno avvelenato e destabilizzato l'ambiente. Grande. Nino da Dortmund, Gennaro, il nome che si fa in Germania è Domenico Tedesco, allenatore dell'Ipsia, un vero maestro di calcio, ex ingegnere di Stoccarda della Mercedes, grande tecnico Nino da Dortmund, lui fa un nome per la prossima macchina del Napoli, insomma, Tedesco, allenatore valido sulla scia, insomma, della nuova generazione, ormai neanche più tanto nuova dei tecnici tedeschi che hanno fatto un po', hanno rivoluzionato un po' il Il calcio calcio europeo, vero. sì, penso Sì, ai sì, sì. vari Tuchel, Nagelsmann, Flick, eccetera, eccetera, Abbiamo anche eccetera. noi uno qui in Serie A, Blessin, Blessin, nella del Blessin, Genoa, che sì. comunque qualcosa ha portato di diverso, Certo, di nuovo. assolutamente, assolutamente sì. Giovanni da Capodimonte, la responsabilità è un po' di tutti, della società, del presidente, di Spalletti, dello staff tecnico, dello staff medico, dei giocatori e di voi giornalisti che ancora oggi giocano con la nostra fede calcistica e continuare a dire che Napoli può ancora vincere lo scudetto. Non credo che ci sia oggi qualcuno ancora in buona fede che sostenga questo, in buona fede, in mala fede poi è un discorso diverso. Qualcuno con deficienze da un punto di vista cognitivo. Poi sabato voglio vedere lo stadio vuoto perché non meritano il nostro supporto e non meritano giocare nello stadio dove ha giocato il grande Diego Armando Maradona. Quindi c'è un po' di rabbia, tanta Sì, rabbia nei purtroppo messaggi di è Giovanni. prevedibile una situazione del genere. Tanti Certo. tifosi amareggiati, tifosi che si sentono anche presi in giro, Delusi. perché, ripeto, la situazione è talmente confusa, non c'è una linea chiara, non c'è una comunicazione chiara, che è ovvio che molti poi cadano in tante situazioni. Perché, secondo te, Gennaro, e tanti ci danno la colpa, noi come categoria, chiaramente, giornalisti? Perché siamo gli unici che fanno comunicazione sul Napoli, siamo noi che Certo. facciamo quasi da ponte tra il tifoso e la società in questo momento. Certo, E certo, chiaramente non lo facciamo certo. con con l'ok della società, lo facciamo secondo quelle che sono le nostre idee, i nostri pensieri, qualche notizia rubata qua e là. Però è chiaro che manca un tramite tra la società e i tifosi, così come manca quello tra la società e i calciatori, che possa quantomeno mantenere una linea, far chiarire alcuni punti che chiaramente i tifosi non ci chiedono a noi. Noi non abbiamo risposte, qualche nostro collega si lascia andare alla fantasia e poi veniamo attaccati tutti. Certo, hai ragione, anche questa è un'annotazione sacrosanta. Leggo un altro paio di messaggi, poi andremo in pubblicità. Buonasera, Spalletti non ha mai capito che i difensori destro e sinistro dove stanno, abbiamo preso tanti gol cretini per colpa loro, non parliamo dei cambi, poi De Laurentiis se non vuole vincere altrimenti avrebbe preso Cavani, non è una risposta che Napoli non compra giocatori grandi, vedi Giroud, il francese del Milan, che ci vogliono già quelli collaudati, insieme al giovane, quindi Mohamed insomma in sostanza dice. Potremmo prendere qualche calciatore in stile Giroud che possa dare anche capacità di Purtroppo interpretare abbiamo detto più volte, l'esperienza reali. No, parlavamo sbaglia. di Mertens, poi messo in panchina, quindi figurati, insomma, uno ne ha, uno in rosa ce lo avremmo, insomma. Intanto abbiamo un video che possiamo mandare che ci ha inviato il nostro Diego Marino che mi dice essere di Manuel Parlato, collega, insomma. Vediamo questo video che ho girato alla regia. Ecco, il video girato da Manuel Parlato.
presidente della Premier, sembra quasi uscito da un carcere, mezzo blindato da un penitenziario, insomma, ecco. Vabbè, insomma, un piccolo break, non era un penitenziario, era Castelvolturno, non era un blindato delle forze dell'ordine, ma era un furgoncino del Napoli, insomma, del Napoli, sì. Intanto sono le 17, ultimo break pubblicitario. Al rientro riapriremo le linee per non chiuderle più fino a fine puntata. Chiamateci, ma soltanto tra qualche istante dopo la pubblicità. Eccoci rientrati in studio. Intanto arrivano notizie sempre da Castelvolturno. Ci sarebbe uno striscione di contestazione all'esterno del centro di Castelvolturno, firmato Courbin. A breve avremo anche il video, non vi anticipo cosa c'è scritto sullo striscione, proviamo a fornirvi un video, tanto all'esterno in questo caso possiamo tranquillamente mandare in onda le immagini. Sentivo il telefono squillare, non so se abbiamo qualcuno, sì, ha una chiamata. Pronto, chi è in linea? Sì, sono Mimmo. Ciao Mimmo, buon pomeriggio. Dopo qualche giorno di, diciamo, di riflessione, di silenzio, sì. Ci stanno i sognatori, e beh, è giusto che uno sogni, e ci stanno i realisti, quelli che dicono ma prima o poi sarebbe dovuto succedere, ma per un motivo molto semplice: sognare lo scudetto, il sogno non si nega a nessuno, ma avere, dovendo disputare tre competizioni, Coppa UEFA, Coppa Italia e campionato, e avere un solo terzino destro di ruolo, di Lorenzo, un solo terzino sinistro, per la verità da 5 anni, l'anno scorso ci siamo arrangiati con Isaia a sinistra, ecco. Tre mediani che non hanno mai fatto nel loro DNA la fase di non possesso, nello specifico Fabio Ruiz, Zielinski e lo stesso terzino sinistro che Mario Rui sa fare, un contributo. Qui è fuori discussione l'impegno, tanto vero che non staremmo sì, lì sì, in quella situazione di darsi di da fare, impegnarsi. Finché il Napoli ha potuto godere della massima condizione fisica e mentale, e soprattutto i cosiddetti tra virgolette titolari, sto parlando di due mediani, Anghissà e la Vodka, avere Ospina in porta, avere Di Lorenzo per 42 partite tra nazionale, sì, Coppa Italia, Coppa UEFA e campionato consecutive mercoledì e domenica, venendo meno questi ruoli, queste persone, avendo centrocampo a metà servizio di Anghissà dalla Coppa d'Africa in poi, non parliamo di Koulibaly, e quindi andiamo ancora oltre. E quindi trovarci nella condizione che hanno tirato questa carretta e questa situazione, noi dobbiamo ringraziare uno, l'Atalanta, che per ingordigia non ha voluto lasciare manifestazione, le ha tirate fino in fondo, pur non avendo per mezzo campionato Zapata e Ilicic, sì, che erano uno la fantasia e uno il carro armato, non avendoli e avendo praticamente avuto il doppio degli infortuni del Napoli, la gente non lo dice, ma l'Atalanta c'ha il doppio, addirittura. Hai ragione. Ha giocato tratti di stagione senza interi reparti, l'attacco in un frangente, esatto, la difesa in un altro. Togliersi a gennaio Gosens, titolare della nazionale tedesca, sì, a terzino sinistro, dare il quarto terzino all'Inter, oltre sì, a Bastoni, oltre a Di Marco, oltre certo, a Perisic, anche un quarto, no? E certo, noi qui tranquillamente, con questa rosa, con queste persone limitatissime, Petagna e mezzo campionato che non lo vedi, ma anche se lo vedi, Malquit e Zanzabè non sono, con tutto il rispetto, uno venuto dall'Inghilterra letteralmente rotto, gratis, e l'altro Malquit, che è ritornato in sede dopo Firenze, che secondo me non potrebbe giocare, sarebbe in panchina con il Giuliano. Infatti a Firenze il campo non l'ha praticamente mai visto, insomma. Noi ci troviamo nella condizione di trovarci proprio a numeri ridottissimi, ma non, la mia non è una telefonata che vuole dare copertura o giustificare. No, stai descrivendo un No, essere realisti rispetto all'organico. Certo.
Allora, avere un organico, una squadra in queste dimensioni, con questi numeri, con queste cose, dice, ma io il bilancio mio è sano. Inter, Milan e Juventus hanno 1,5 miliardi divise 3, 500 per parte di debiti. E in Italia è accettata questa situazione. Quindi praticamente chi se ne frega che tu firmi cambiali e non paghi gli stipendi? Non... Chi se ne frega? Tanto che la federazione non esiste niente in questo calcio italiano, in tutte le sue forme, no? Noi abbiamo visto. Poi ci sta chi deve farle per forza la Coppa dei Campioni. Vedi? Allora noi ti trovi nella condizione che meno male le tre, perché tutti stanno remando contro, Gazzetta, Corriere, tutti i media nazionali ci stanno sì. facendo una guerra pazzesca, io non riesco proprio a entrare, gli anni passati pure, però cercavano di nascondere, mo è apertamente. Adesso è manifesto. Pensa che vi faccio qui do questa chicca di ieri sera, commento a Sky della partita da Marocchi della Juventus. A Sky lui fa l'opinionista e dice, a fine partita finalmente la Juve è sta in coppa, matematicamente in Coppa dei Campioni, sbagliando pure di conti, perché se ci sta la Juve, io che c'ho un punto in più, ci sono, il Napoli c'è da un mese, allora più di lei, cioè perdendo proprio completamente la testa in un calcio che si chiama Macedonia, in un calcio che è una bella Macedonia. Ah, Mimmo, tu che sei così attento, insomma, ecco, mi dicevi le dichiarazioni di Marocchi, cosa pensi delle dichiarazioni? Quanto le hai trovate opportune, le dichiarazioni del post partita Inter-Roma di Mourinho, che dice, ah, finalmente lo posso dire. Io non ti sento. Ma, ok. Delle dichiarazioni? Le dichiarazioni di Mourinho dopo Inter-Roma, che dice, finalmente adesso lo posso dire, mi piacerebbe che l'Inter vincesse lo scudetto. Quanto le hai trovate opportune, eleganti, insomma, è tutto. No, ma non solo, ma lui è chiarissimo. Lui è interista dentro. Lui è un regalo che doveva fare assolutamente, quello di venire a Napoli e fare la partita della vita e giocare con l'Inter e fare scapoli ammogliati. Perché se la Roma è quella lì che è avvenuta vista a Napoli e quella che è vista con l'Inter, ci sono due Roma completamente diverse. Mm-hmm. Uno ha giocato alla morte col Napoli e l'altro si è guardato alla partita. Anche se, sì, al di là di quello, poi il Napoli, anche se fosse stato un minimo più cinico, più pratico, avrebbe anche potuto segnare qualche gol in più. Però al di là di quello, parlo proprio dell'opportunità. Si sa che tu sei tifoso, si sa che Mourinho è un tifoso interista, però a fine gara di dire spero adesso che l'Inter vinca lo scudetto, anche per i suoi tifosi, non solo per il Napoli o per il Milan, insomma, mi è apparso fuori luogo. Sai la cosa che mi fa più male? Antisportivo è apparso. Dimmi. Lo dico, la cosa che veramente dentro, dove la mala fede ha preso piede, ha preso posto completamente vicino a dei ragionamenti sani che magari tu porti in una logica, sai che cosa viene da? È far passare come normale l'idea del fallimento per non aver vinto lo scudetto. Io ho le ragioni per cui ti ho detto, io ho 12, 13, 14 titolari che devono stare bene per tutto il campionato, sì. E che improvvisamente mi vengono meno. Quello che mi fa più schifo, lo dico, scusa se uso questo schifo, è che la malafide ha preso piede perché io ho fallito la stagione. Scusate, ma noi all'inizio mettevamo Napoli in Champions. No, fallimento luce, stata della stagione, alla no. Alla luce di non aver comprato assolutamente niente e nessuno l'anno scorso da questo campionato. L'unico è arrivato Spalletta al posto di Gattuso. Ma poi per il resto, però ci sono dei dati, Mimmo, ci sono dei dati interessanti che anche tu sottolineavi, come ad esempio se l'Atalanta avesse ripetuto, e non l'ha fatto per tutte le ragioni che dicevi, la stagione dello scorso anno, il Napoli a questo punto avrebbe nuovamente rischiato seriamente di restare fuori dalla Champions. È l'ultima cosa che vi aggiungo. Contemporaneità, sì, ma Gennaro, l'ultima cosa che ti aggiungo, la contemporaneità della sconfitta delle tre che stanno dietro al Napoli, insieme al Napoli sabato. Certo. Cioè, certo. Quelle hanno perso tutte e tre. Certo. Nel momento in cui, metti caso Fiorentina, no? Faceva l'esultata a Salerno, e col recupero di domani te la trovavi a 4 punti, a quattro partite dalla fine, assolutamente. E quindi questo bisogna metterlo in conto, però ripeto, è mala fede mettere in discussione Spalletti, che con questo organico va in Champions, che è un miracolo
Va bene, Mimmo, ti devo salutare. Così la rosa non esiste. La rosa è solamente quando si va al ristorante, a un matrimonio, si fa la folla, sai, e ci metti pure Malquit, ci metti tanta fe, allora quelli partecipano al matrimonio, anche loro. Ma questo è il calcio, è un'altra cosa. E non, grazie, Mimmo. Non hanno nulla a che vedere con questa roba qua. Ciao Mimmo, grazie del tuo Mimmo, grazie. Dell'ospitalità. Ciao, grazie a te, grazie a te. Intanto, prima della prossima telefonata, che a breve sicuramente arriverà, lo Station a questo punto lo andiamo a leggere. Sempre il nostro Jenny Silver, amico, che ci scrive. Ecco lo Station, faccio video nei gruppi, stanno mettendo tanti gruppi organizzati, mettono drappi, striscioni, società inesistente, calciatori indegni e senza palle, insomma senza attributi. Allenatore aziendalista, è giunta l'ora di restare soli, non ci meritate. Questi sono alcuni degli striscioni apparsi all'esterno di Castelvolturno, cercheremo poi di documentarli con le immagini. Chilometri e chilometri sotto al sole, alla pioggia, infangato da voi, indegni mercenari. Non abusare della nostra pazienza e passione, via da Napoli, chi non ci rispetta è un'ora. Quindi insomma... E quindi uno per la società, uno per l'allenatore, per la squadra, uno ce n'è per tutti. Ce n'è per tutti. Chi sono le responsabilità, se lo chiedessimo ai tifosi... Così avremo un perfetto, perfetta parità. Telefonata, chi è in linea? Non sento, pronto? Pronto? Eccolo, chi è? Chi sei? Pronto, sono Guido Gennaro. Ciao Guido, ciao, buon pomeriggio. Buonasera. E allora sono Guido da Massa Lubrense. Guido da Massa Lubrense, di chi sono le responsabilità? Buonasera di questo momento, Guido? Secondo te? Sì. Senti, le responsabilità sono di Spalletti, 100%. Ah, 100%, quindi non le dividi con altre componenti, insomma. Perché Spalletti così deciso nell'individuo? 100% perché a 10 minuti dalla fine vince 2-0. Pronto? E togli Insigne, togli Lozano, togli Osimhen, togli Mertens. Sì. Quindi Spalletti secondo te ha le principali responsabilità, le totali responsabilità. E per forza dobbiamo perdere queste partite. E Spalletti, ma pure, pure con la Roma ha sbagliato i cambi, e con la Fiorentina ha sbagliato i cambi. Certo, certo. Cioè è tutta la colpa, è tutto suo, cioè mi dispiace, però queste tre partite qui, cioè non Vabbè. Si possono perdere così, capito? Non si possono perdere così. Certo, Spalletti. E noi cioè invece di tirare l'acqua al mulino sta facendo al contrario. Va bene Guido, sei stato chiarissimo. Cioè ci sta facendo perdere, meno male che abbiamo... E meno male che abbiamo 9 punti. Questo è... Va bene Guido, va bene. Ti salutiamo, grazie del contributo. Quindi il quarto posto. Ok, vedremo come andrà. Speriamo di no. Ciao, grazie. Grazie. Ciao, grazie a te. Tanto, quindi Spalletti 100%. A proposito di responsabilità, ne vado a leggere qualcun altro di messaggio. Continuate a chiamarci. Francesco D'Astriano, se parliamo di crollo penso subito alla squadra. Non è proprio così, la colpa è solamente della società. ADL è stato capace di allontanare il tifo dalla squadra e è arrivato il tempo che vada via da Napoli. Perché la stampa e i media non puntano il dito contro la proprietà? Di cosa hanno timore? Non penso che siano tutti a libro pago. Non mi spiego l'assenza di critiche. In realtà, Francesco, critiche ce ne sono. Poi in realtà, altra cosa, altro aspetto, si è chiamati soprattutto a giudicare quanto avviene in campo, gli aspetti tecnici, gli aspetti insomma di gestione societaria. Sì, sicuramente sono fondamentali. I giornalisti, noi a Napoli ne parliamo spesso e di sovente, però la situazione è sempre la stessa, quindi... si rischierebbe di essere anche un po', come dire, ripetitivi. Sento il telefono squillare, chi è in linea? Don Gennaro! Eccolo, chi sei? Sono Marco! Ciao Marco, ciao, buon Marco. Pomeriggio. Ciao, senti, scusami, io sto cercando di chiamare, sono quasi 2 anni che non prendo la linea su Telegram Italia.
Ah, ci sei riuscito stasera, che bello. Non lo so, forse che problema ci stava. Comunque volevo dire due parole riguardo la disfatta di Empoli, in poche parole. Se, vai. Due considerazioni e una domanda. Vai. Allora, Gennaro, io la prima cosa che ti voglio dire, io voglio fare di quella della sconfitta di Empoli, io voglio fare un solo elogio a un solo giocatore, Mertens, che forse sa anche che deve andare via, però non vuole andare via perché è disposto anche a farsi decurtare l'ingaggio per rimanere a Napoli un altro anno ed è stato tra i migliori. Il fatto di decurtare l'ingaggio, di farsi diminuire l'ingaggio, dimostra veramente l'attaccamento alla maglia, quello che non ha avuto mai nessun giocatore della rosa, dei presenti nella squadra della rosa. Per me questo dimostra attaccamento alla maglia del Napoli come nessun altro giocatore che è disposto, un giocatore che è disposto anche a farsi decurtare l'ingaggio, e sta dando tutto anche se sa che forse deve andare via per via dell'età, che non gli vogliono forse rinnovare il contratto per una questione anagrafica. Ma non si possono regalare due gol all'Empoli in quella maniera. C'è una squadra come il Napoli, non può commettere questi errori in difesa, perché loro ne hanno approfittato proprio. Abbiamo regalato due gol all'Empoli, una squadra che fino a poche settimane fa è in lotta per lo scudetto. Io spero adesso che almeno possa arrivare in Champions, c'è l'obiettivo dichiarato a inizio stagione. E l'Empoli non si possono regalare questi due Marco, gol. Io sono arrabbiato e sono arrabbiato come? Sono arrabbiato e come? Perché non significa, questi giocatori la devono rispettare la maglia che indossano, perché è un grosso prestigio indossare questa maglia, la maglia del Napoli. Se poi non lo vogliono fare perché devono andare via, cioè basta, chiuso, questo io voglio dire. E poi volevo fare una domanda riguardo la campagna, la futura campagna acquisti. Se De Oliveira e Rarascheira, quell'altro giocatore, sono addirittura all'arrivo, che arriveranno a Napoli. Va bene. Grazie Marco. Grazie. Ciao, grazie. Puoi rispondere tu nel frattempo. Allora sì, per il mercato chiaramente non abbiamo conferme, sono quelle di cui parleremo sono più che altro voci, però molti giornali esperti del settore hanno dato per fatto sia lui che anche Oliveira, i due giocatori avrebbero già anche accettato il trasferimento. Starebbero parlando di contratto con il primo, mentre con il secondo c'è anche l'accordo economico. Si aspetta solo per il terzino l'annuncio, penso che arriverà a fine campionato, mentre invece per l'esterno si stanno rimando le ultime questioni economiche. Chiaramente, ribadisco, non sono notizie certe, sono voci che i nostri colleghi esperti del settore di mercato hanno fatto rimbalzare con più insistenza. Non abbiamo conferme ufficiali, bisogna aspettare come al solito i tweet del presidente per avere conferma poi dei vari acquisti di mercato, però questi sembrano i due nomi più certi che vedremo in azzurro il prossimo anno. Poi si sono fatti tanti altri nomi per tanti altri ruoli, ma questi qua lasciano davvero il tempo che trovano. Assolutamente sacrosanto quello che hai detto. Speriamo di aver soddisfatto la curiosità di Marco. Da Volla, mi pare che fosse Volla, si chiamasse da Volla. Abbiamo un'altra telefonata, ecco, oggi poi va tambur battente. Pronto, chi è in linea? Pronto, Gennaro. Ciao, chi allora, sei? Giovanni. Ciao Giovanni. Ciao Giovanni. Da Napoli, sì. Allora, vorrei sapere una cosa, ma il signor Spalletti sta confusionato col cervello. Perché dai, dire, allora, non si può cambiare. Abbassa il volume del televisore, ascoltaci dal telefono. Ho capito. Pronto? Ecco. Ok, prego, vai. Perfetto. Allora, dicevo, come mai questo signore Spalletti, che non capisce i cambi e non sa far niente, per me è da dare le dimissioni questo signore, perché è impossibile. Questa non è la prima volta che perde i punti con la Roma, abbiamo avuto il gol al 92esimo minuto, poi si è messo ieri, cioè quando è stato domenica, di fare una partita da proprio da nulla, perché io penso che questo signore Spalletti è confusionato con il cervello, non sta più sì, è colpa del giocatore, perché ma come si fa i cambi? Ma si mette a Demmi per cambiare. Oh, questo signore ogni tanto cambia a questo Mertens, ma perché ce l'ha con lui questo signore?
Ma non capisco niente. Ce lo chiedevamo. È possibile tutto ogni volta è questo. Questo Zienisco, ma che gioca a fare in me? Questo Fabiano, chi è che gioca? Questo Fabiano che vuole tutte le sue palle e se le porta dietro, avanti. Ma noi giochiamo dietro, perché dobbiamo giocare dietro? Questo portiere che fa una stronzata. È possibile di andare avanti così? Perché non ti fai grossi dal portiere verso Osimhen? Ma chi si mette a fare Osimhen lì? Si mette Osimhen per fare che cosa? Per avere un lancio, no? Perché solo Osimhen non può stare lì da solo, perché tutta la difesa si mettono due giocatori vicino a Osimhen e lui non può fare niente, perché non è il centravanti che tratta la palla, lui prende la palla in velocità, tira, oppure non sa controllare la palla, perché pure Osimhen non è il giocatore che può avere la palla, ci vuole una persona vicina. Ma se lo stiamo capendo noi siamo ignorati, perché lui non lo capisce. Ok, perché Giovanni. Questo Spalletto mette a tempo, mo c'è come si chiama? Osimhen è diventato Higuaín. Vabbè, ma lui non sa trattare la palla, deve avere una compagnia vicina. Intanto Giovanni. Perché ci vuole questo signore? Perché non lo capisce? Lo capiamo noi, che solo Osimhen, che ci fa lì in mezzo? Perché con una difesa del genere te lo butto di qua e te lo butto di là. Giovanni, fermati. Fermati che devo chiudere, devo salutarti e ti faccio vedere una cosa che sicuramente ti piacerà. Non sei l'unico tifoso arrabbiato. Tanto grazie di essere stato con noi. Ciao Giovanni, grazie. Più o meno mi sono spiegato un pochettino. Assolutamente sì. Sei stato molto chiaro. Assolutamente sì. Va bene, grazie. Grazie a te. Allora, chiedo alla regia di mandare insomma in sovraimpressione ecco qua, questo è uno dei volantini che sta girando a Castel Volturno. ADL, la città è stanca, ignobilmente rappresentata da una squadra e da una società che tu gestisci. Vattene, restituiamo dignità a Napoli, disertiamo lo stadio tutti. Questo ci è stato inviato da Castel Volturno. Intanto linee chiuse perché manca pochissimo alla fine, quindi ci avviamo alla conclusione, mancano 5 minuti alla chiusura. Se insomma il nostro Jenny Silver riesce a inviarci qualcos'altro, dice c'è aria tesa tra le parti, anche se alcuni calciatori sono molto sorridenti, tra i quali Insigne e Mertens apparentemente rilassati. Napoli sa solo super contestazione con l'indifferenza e stadio vuoto, solo striscioni di contestazione. Ne abbiamo mandato uno, l'abbiamo fatto vedere. Intanto un nostro amico che non si filma ci legge, però mi chiede di leggere, vi raccomando leggetelo, vabbè. Ah, Salvatore, ecco qua, Salvatore Lucio da Pomigliano d'Arco. Buon pomeriggio, basta fare polemiche, dobbiamo fare cerchio e stringerci attorno alla squadra e concludere il campionato nel migliore dei modi. Ha preso Ancelotti e Gattuso, ex Milan, poi Spalletti, ex Inter e Roma. Cosa potevamo sperare? Quindi ne fa anche una questione di appartenenza. Di appartenenza, chiaramente. Loro hanno fatto una combine per farci perdere. Sono venuti a rompere il meraviglioso giocattolo creato da Sarri. Occorrono calciatori che sudino ed escano dal campo con la maglietta fradicia di sudore perché ci tengono al Napoli. Questa specie di allenatore non è degno di essere chiamato con questo appellativo. Si vergogni e vada a cogliere le rape. Non ha mai vinto nulla, non vince e non vincerà mai, è un perdente. Un'ultima cosa, il migliore è stato, sarà e sempre resterà Dries Mertens, detto Ciro. Forza Napoli, insomma, forza sfogo, insomma, facciamo sì. Il paio con la rabbia di Giovanni. Te l'ho detto, insomma. Purtroppo il sentimento dei tifosi è chiaro, comprensibile. Io su Mertens non sono contento manco io, come è sì, stato gestito. Ma non è la prima volta che ne parliamo. Calciatori forti vanno utilizzati, in qualche vanno modo utilizzati, ma non solo quando il giocatore è forte, perché potrebbe anche essere forte ma non portare niente. Assolutamente, ma quando stanno bene. Forte e porta anche qualcosa, esatto, perché esatto. Ha fatto 9 gol, ha supportato la squadra in momenti critici, quindi ma quelli forti che non danno niente sono quelli extra forti. No, ci sta anche qualcuno che magari non è in quel momento preciso. Ibra in questo momento è stato fermo per 2 mesi, certo. È tornato in campo domenica, certo. Ha fatto un assist per Tonali. Cioè, parliamone, voglio dire, capito? Assolutamente sì. Assolutamente quindi ci sono, sì. In questi casi qua i giocatori vanno usati bene. Poi, ricordi Mertens che calciatore era? Dove giocava prima dell'infortunio? Mertens è un esterno sinistro. È stato messo era un doppione di un as meno...
come si dice, egoista col pallone. Appena arrivato, chiaramente. Sì, poi è appena arrivato, poi è cresciuto. Il cambio di ruolo è diventato il miglior marcatore della storia del Napoli. Questa superazione è la questione... di... No, questo per dire cosa? Questo per dire cosa? Non per tessere le lodi di Sarri, tutti amano, tutti sanno quanto io stimi Sarri, ma per dire quanto un calciatore poi, indipendentemente dalle posizioni, dai moduli, se è un grande calciatore, è Mertens, è un grande calciatore, poi può dare tanto a Napoli. Dicevamo, 9 reti, secondo miglior marcatore. Dategli qualche altra partita, raggiungerà anche Osimhen, secondo me. In questa speriamo, stagione. Insomma, lo vedremo titolare, secondo te, nelle prossime partite? Qualche minuto in più, credo, sarà obbligato a concedergli. Sì, dopo anche tutto quello che sta accadendo. Tra l'altro, alcuni colleghi con cui ho parlato, mi hanno suggerito, ma ti sei accorto che Spalletti poi puntualmente quello che dice la stampa, quello che dice poi, quello che sente in giro, poi puntualmente lo fa? Ha sentito che Mertens veniva utilizzato poco e l'ha utilizzato? Ha sentito che Napoli giocava meglio col 4-3-3 e ha riproposto il 4-3-3? Allora, ragione di fuso, allora è colpa nostra che Napoli perde, lo facciamo noi la formazione. No, vabbè, è un altro aspetto questo. È colpa nostra. Spalletti ne ha dette tante. Sicuramente non ha ascoltato te quando ha messo Meret titolare. No, però sembra che Spalletti la pensi come noi su Meret. È così che lo pensasse anche Gattuso. Ma l'hanno dimostrato nel campo, l'hanno dimostrato con le scelte. Meret ha giocato a Empoli perché Ospino non era ancora al meglio. E se poi Spalletti deve pensare che Meret non può neanche giocare una gara ad Empoli in sostituzione del titolare, insomma, dai. Però lui ne ha dette tante. Dice, ecco, alcune dichiarazioni non le abbiamo commentate. Se il livello è questo, la colpa è mia, dice dopo Empoli, dove per livello si riferisce a livello tecnico, a livello umano, insomma, abbastanza... Empoli è stato un tracollo proprio sotto tutti i punti di vista, quindi credo che non fosse un qualcosa di specifico. Assolutamente no, e ha quasi dato l'idea di aprire anche a scenari fino a qualche mese fa, impensabili. Per quello prima ti chiedevo se credi nella possibilità di un addio a Spalletti. Dalla parte di Lorenzo, secondo me no. Secondo me però sto finale di stagione conterà, indipendentemente dal raggiungimento del peso che avrà comunque l'allenatore nei prossimi qualche tracollo. Immagina un tracollo, ovviamente tocchiamo ferro, un tracollo casalingo col Sassuolo, una serie di sconfitte consecutive, pur raggiungendo il traguardo, ma una serie di sconfitte brucianti come Empoli potrebbero incrinare. Potrebbero, sì, però capito, sembra uno scenario in cui non dobbiamo pensare assolutamente 3 sconfitte mentre la Roma non supera il Napoli, quindi no, indipendentemente dal traguardo, indipendentemente dal traguardo. Il traguardo invece è fondamentale, perché se il traguardo lo fa... La Roma le perde tutte, il Napoli le perde tutte e piglia 4 palloni a partita. Spalletti rimane, secondo te? Secondo me sì. Ok, va in Champions con 4 gol al passivo per le prossime 4. Ok. Secondo me sì. Ok. Siamo in chiusura. Ti ringrazio, Raffaele. Ti saluto tra un secondo. Vai. Anzi, ti saluto prima. Grazie di essere stato grazie con me oggi. Grazie a te. Buonasera a tutti. Veloce il sondaggio, ragazzi, dalla regia e poi chiudiamo. Un secondo, li ho colti alla sprovvista. Appena ce l'abbiamo, leggo velocemente l'altro messaggio. Questa insicurezza del tecnico e dei ragazzi è figlia di questi attacchi indecorosi da parte di certa stampa. A Napoli, nell'ambiente creato ad arte da certi loschi figuri, si cita anche chi è che lo diceva, Totò, non si potrà mai vincere nulla. Fossi nei panni di Spalletti e di ADL, avrei da tempo deposto le armi e arrangiatevi. Ma arrangiarsi... Eccolo qua, chiudiamo con il sondaggio. Sto sostanzialmente in bagno. Ti avevo salutato, sei ritornato. Va bene. Dov'eri? Qui? Sono sempre qua. Spalletti 22%, la società 53%, la squadra 24%, responsabile del tracollo del Napoli, del crollo di queste ultime giornate. E per i nostri tifosi la società. È veramente tutto. Risaluto Raffaele D'Antonio e lo ringrazio di essere stato con noi. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, ringrazio anche quanti avrebbero voluto partecipare telefonandoci, ma non ce n'è stata la possibilità, tanti siete stati a telefonarci, ringrazio chi ci ha scritto, ringrazio anche Jenny Silver da Castelvolturno che ci ha aggiornato sulla situazione, ringrazio i ragazzi in regia. Per oggi è veramente tutto, Club Napoli News torna regolarmente domani con Francesco Molaro a partire dalle ore 15 o giù di lì. Buon pomeriggio a tutti e forza Napoli!